Notizie Oggi è una produzione di Canale Italia. Buongiorno a tutti, buongiorno Italia, buongiorno a tutti i telespettatori che alle 6 di mattina aprono la televisione, guardano il programma che sono abituati a vedere tutti i giorni e non trovano il professor Vito Monaco, ma oggi trovano me per la prima volta. Oggi ho il grande onore, il grande privilegio di condurre questa trasmissione. Oggi cosa faremo? Vedremo insieme un po' la situazione che c'è in Italia. E una volta che avremo cercato di capire che situazione c'è, vedremo come provare a fare un 2022 migliore. Migliore del 2021? Ci vuole poco. Migliore del 2020? Ci vuole ancora meno? Vabbè, vedremo comunque di programmare, progettare qualche cosa che possa fare bene a tutti noi. Sono qui veramente, dai, mi permettete un minimo di emozione. È la prima volta che conduco una trasmissione, peraltro. Ho in mano l'eredità, chiamiamola così, del professor Vito Monaco, che vorrei ringraziare perché mi ha dato questa opportunità. Vito Monaco è la persona, professor Vito Monaco è la persona che mi ha preso per mano e mi ha permesso di venire qui a parlare con voi oggi, ma tante altre volte. Quindi, partendo dalla nostra storia, oggi volevo mandare un piccolo video che avevamo preparato apposta per il professor Monaco e quindi prego la regia di cominciare subito con un video. Attenzione, vi dico che potete, vi invito a chiamare chiamare in trasmissione in modo tale che io possa dialogare con voi in funzione degli argomenti che adesso tratteremo. Il numero è 049 63 11 11, lo vedete in sovrimpressione. Potrete anche mandare degli sms, mi raccomando, solo sms. Adesso vi do un numero di cellulare, scrivete solo per sms, non chiamatemi perché non posso rispondere in diretta, perché anche se rispondessi nessuno sentirebbe niente di quello che dite. Allora il numero per gli sms è 392 01 83 959. Dopo questa doverosa introduzione invito la regia a mandare il video numero 1, che parla di Vito Monaco, e dopo vi spiego perché ho voluto preparare questa cosa. Prego regia, video numero 1. Vicus il bellicoso. Scrivi che mi piace come lo fai. Ogni tanto mi diverto a scrivere due righe, talvolta anche di più, per tirare fuori ciò che mi fa soffrire, arrabbiare. Insomma, se scrivo mi devi stare lontano. Poi con un paio di click vai nei post, ti leggono, piaci ed ogni tanto mi sento citato in TV da quel bellicoso di Vicus. Vicus, il professore di lettere, di greco, di latino, con lo scettro del comando sempre in mano nel suo castello di parete fatte di LED. Ti sorride, in fondo è un guerriero buono che con i ragazzi ha avuto tanto a che fare e sa gestire quelli da cui la marachella te la devi sempre aspettare. Allora si scherza seriamente, in quegli abiti italici che a noi vanno a pennello, senza nemmeno fare l'orlo. Nascono amicizie tra i guerrieri, quelli che per le battaglie fanno i chilometri, si alzano di notte, partono all'alba, come gli incursori di cavalieri, che poi lo sai che basta un piccolo gesto di disponibilità per legarti col sangue. E quei guerrieri hanno un'anima dolce, sono quelli che la notte fanno la guardia perché c'è il nipotino da proteggere o qualche italiano a cui dare voce, sono quelli che si accorgono quando hanno davanti un nemico ma lasciano sempre un'opportunità per convertirsi. Si va avanti insieme, Vicus, affrontiamo 1 milione di persone, 1 milione di bocche che rischiano di restare asciutte, 1 milione di cuori che non possono più battere come una volta. A presto, facciamogliela vedere noi come non si fanno ammazzare gli italiani. Ecco, abbiamo chiuso dicendo facciamoglielo vedere noi come non si fanno ammazzare gli italiani che sono un pochino sotto attacco. Allora, io mi sono portato un computer di fianco perché si chiama Notizie Oggi la trasmissione e quindi sto
cercando di capire quelle che sono le notizie di attualità per magari discuterne con voi. Beh, devo dire che si fa un pochino fatica sui giornali del giorno d'oggi a trovare qualche notizia che è possibile discutere in maniera seria, perché ci sono dei gran titoli che dicono delle cose. Io oggi ve ne cito una dal Sole 24 Ore: famiglie, il reddito migliora ma non troppo, male il risparmio. Sta migliorando il reddito delle famiglie, questo è il tema che io vi lancio e vorrei sentire dalla vostra voce, quindi chiamate, mandate sms, vediamo di discutere questo tema oggi. Ma abbiamo detto prima, vogliamo cominciare a pianificare un 2022 che vada meglio. Allora, come possiamo farlo? In attesa che voi mi chiamiate, ma mi rendo conto che alle 6 di mattina, dai, cominciate a carburare, quindi tra un po' arriveranno sicuramente tantissime. Cosa sta succedendo quest'anno? Sta succedendo che le persone si sono divise, le persone si sono schierate, e una volta che le persone sono schierate, che cosa succede? C'è sempre qualcuno da qualche parte. Prendete appunto quello che vi dico, così almeno poi potete chiamarmi e dire quello che volete, sicuramente anche contro quello che vi sto dicendo io. Le persone che cosa fanno? Una volta che sono divise, ripeto, c'è sempre qualcuno che è in grado di, diciamo, manipolarle. E per manipolarle cosa c'è di meglio che metterle uno contro l'altro? Ma in realtà noi dovremmo invece pensare di essere uniti. L'abbiamo visto adesso. Qualcuno dice il reddito migliora ma non troppo. La domanda che faccio io a tutta l'Italia: vi risulta che le famiglie hanno aumentato il reddito? Qualche altro giornale parla di l'inflazione si è mangiata il risparmio. Qualcuno sa come stanno cercando di combattere in Europa l'inflazione? Bene, oggi non parleremo di questioni sanitarie perché se ne parla tutto. Guardate, io ho veramente fatto fatica a cercare una notizia che non sia della salute, quindi immagino che ci siano tutti i giornali, tutte le TV, girate tutte le trasmissioni che volete e potrete tranquillamente trovare la versione che meglio preferite, no, ce n'è solo una, sulla questione sanitaria. Ma per quanto riguarda la questione economica, devo dire, io sono molto preoccupato, perché mentre noi parliamo di quel problema lì, quello sanitario, lo sapete di che cosa sto parlando, dall'altra parte stanno succedendo delle cose. Adesso ci sono tutte le manovre, perché, ve lo dico, secondo me Draghi diventerà Presidente della Repubblica, quindi stanno operando affinché questo avvenga. Oggi ci sarà un ospite a cui chiederemo perché. Perché secondo me e secondo questo ospite, un ospite molto illustre, sarà verso le 8, quindi un po' più tardi, un ospite illustre, Draghi sarà al Quirinale, che questo che cosa comporterà. Ma alla fine tutte queste manovre politiche, tutte queste cose di cui abbiamo sentito parlare, che cosa comportano per le tasche degli italiani? Che cosa succederà? Lo vedremo nei prossimi appuntamenti. Ma quello che, visto che è presto la mattina, ci stiamo svegliando, svegliarsi con un messaggio positivo, un messaggio che in qualche maniera ci faccia sentire uniti, una squadra, perché insieme non succede niente, se non siamo insieme non riusciremo a fare niente. Dovremo per forza essere una squadra, per forza cercare di andare un pochino al di là di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Qualcuno sta aspettando che il mondo si fermi, faccia retromarcia, ritorni come prima. In realtà questa cosa non avverrà. Perché? Perché ormai, come sempre è successo in passato, abbiamo preso una direzione che è diversa da quella che percorrevamo prima. Allora che cosa dobbiamo fare? Stare lì a aspettare gli eventi? No, stiamo facendo un viaggio verso una nuova direzione, dobbiamo fare in modo che questo viaggio sia il più confortevole possibile, possibilmente piacevole, ed andare in una meta che è quella che piace a noi. Non ci dobbiamo semplicemente far trascinare, che è un po' quello che è successo in questo periodo. I bombardamenti mediatici su tanti argomenti, non soltanto sulle pandemie eccetera, ma anche da tanti anni sul discorso economico, ci hanno raccontato che noi siamo spendaccioni, ci hanno raccontato che noi siamo, che non abbiamo voglia di lavorare, che siamo uno stato di sanguisughe, ma poi i numeri dicono il contrario. Ma come ci vengono presentati? Intanto vedo che stanno arrivando gli sms, quindi tra un po' cominciamo a leggere. Allora, io vorrei oggi farvi vedere i problemi che ci sono. Toccheremo dei problemi molto profondi, parleremo di povertà, parleremo di sfratti,
Parleremo di voglia di rivincita, parleremo di come, malgrado, diciamo, la reclusione, si debba comunque necessariamente tenere le relazioni con gli altri, perché solo insieme agli altri potremo ottenere qualche cosa. Il mondo non si migliora stando da soli, ma si migliora migliorando le persone. Per migliorare le persone bisogna stare insieme alle persone. Poi però, esattamente come vi ho fatto vedere adesso in un video in cui ringrazio Vito Monaco, vi svelerò qualche segreto, qualche trucco, qualche cosa che abbiamo, adesso mi dicono che c'è una telefonata, quindi tra un attimo la prendiamo, svegliamo qualche trucco su come abbiamo realizzato le puntate che normalmente faccio il venerdì assieme a Valerio Malvezzi, assieme ad altri amici, e qualcuno mi chiede come fate le copertine, dove trovate i testi, ve lo svegliamo, ci sarà qui con noi la persona che realizza questi lavori con me, e quindi cercheremo di divertirci un po' e poi avremo due super 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 ospiti, ve lo dico dopo chi sono, ma qualcuno quella ha già capito. Passiamo al primo ascoltatore. Con chi parlo? Buongiorno. Buongiorno. Sono Pia da Udine. Volevo sapere cosa significa parlando con le stelle sotto. Cosa significa parlando con... Allora... Sì, c'è scritto, parlando con le stelle. Innanzitutto le auguro un buon fine anno, un buon principio. E benvenuto a questa nuova, è la prima volta che io la vedo, non la conosco, e mi fa piacere andare a fondo della sua conoscenza. Perciò auguri con tutto il cuore. Buongiorno. Mi ripete il suo nome? Non ho fatto in tempo, credo Pia, ma non sono sicuro, da Udine l'ho capito. Beh, chi sono le stelle? Siete voi le stelle. Siete voi le stelle che siete qui la mattina, che mi scaldate il cuore. Io veramente sono felicissimo di poter oggi incontrarvi, magari mi vedete la sera, adesso mi state vedendo anche la mattina, ma oggi è veramente una giornata speciale. Le stelle siete voi, ve l'ho detto, noi stiamo facendo tutti insieme una grande comunità. Vedete, tutta questa situazione negativa, tutta questa la pandemia, il distanziamento sociale ci ha costretto a rivoluzionare un pochino la nostra vita. Quindi in questo momento io sto conoscendo tantissime persone che prima non avrei mai avuto l'opportunità di conoscere. Voi state facendo lo stesso, quindi oggi sono veramente contento di stare con voi, anche se qualcuno sicuramente dopo dirà: ah, ma non sono d'accordo con quello che dici. Ma è proprio questo il bello, è il confronto. Allora, mentre leggo gli SMS che mi stanno arrivando uno dietro l'altro, chiamate, fate il numero, lo 049-6311111, per invece telefonare e intervenire. Voi che siete le stelle, l'incontro, io parlo con voi stelle. Allora, c'è un'altra telefonata, dopo chiedo alla regia, subito dopo questa telefonata, di mandare il video numero 2, perché voglio parlarvi di squadra, perché dobbiamo affrontare il 2022 in maniera grandissima. Prego. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Mario dalla provincia di Cremona. Scusa, non ho capito il nome. Sono Mario dalla provincia di Cremona. Prego, Mario. Allora, buongiorno, dottor Massimo. Mi ha mandato, dico adesso, il caffè. Dicendomi che Draghi diventerà Presidente della Repubblica. Ma di danni non ce n'è ancora fatto abbastanza. Tutti lo esaltano perché è andato a prendere i soldi dall'Europa. Ma io sono un po' impressionato da un po' di anni, da qualche anno. Ma i soldi non erano nostri, che abbiamo dati noi all'Europa. Ma perché poi li dobbiamo restituire? Cioè, io queste cose non le capisco. Io quando lavoravo, che avevo a che fare col cliente, il cliente veniva là e mi diceva: ho bisogno di fare quel lavoro qua, va bene, te lo faccio, ma me lo pagavo una volta. Noi qua stiamo pagando 2-3 volte tutte le nostre cose. Ma perché? Io non riesco a capire, forse sono troppo ignorante. Al signor Versace ho sempre detto che io sono l'imperatore degli ignoranti, ma queste cose secondo me sono addirittura assurde. Niente, lascio spazio agli altri, la saluto e la ringrazio tantissimo. Buona giornata e buon anno, se non ci sentiamo più. Grazie, grazie, sono io che saluto te. Mi piacerebbe, datemi del tuo, non del lei, lasciate stare il dottore è in vacanza. Io sono Massimo, sono qui con voi a passare questa mattina. Cioè, mi avevano detto fino alle 6:30 non telefona nessuno, invece sta esplodendo il centralino. Sentiamo la telefonata e poi rispondo anche a Mario di Cremona. Prego.
Buongiorno. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Mi senti? Certo. Sono Pinuccia della provincia di Lecco. Prego. Volevo dirle che tutte le nostre fabbriche chiudono e sono a casa tutti senza lavoro. Perché? Perché non c'è una legge che fanno per l'Italia che non possono delocalizzare. Uno parla, ma intanto chiudono tutti. E poi volevo dire un'altra cosa. Prego, prego, Pinuccia. Non mi ricordo più. Mi scusi, sono un po' emozionata. Ma va, dai, siamo tra amici, ti ho detto, non darmi del lei. Dimmi, Pinuccia. No, sono un po' emozionata, non mi vengono le parole. Niente. Basta così. Qualche problema del lavoro mi stavi parlando. Guarda, rispondo anche a Mario ti è venuto in mente? No, scusi, buongiorno. Chiamo un'altra volta. Senti, sì. Purtroppo, avremo Mario Draghi, Presidente della Repubblica. Il perché io lo chiederò a una persona, a un grande ospite che sicuramente tutti voi conoscete, lo vedrete più tardi. Perché? Perché sono situazioni che tra virgolette vi faranno ridere. Per quanto riguarda invece la questione economica, che si diceva prima, le aziende che delocalizzano, i soldi che dobbiamo prestare per essere aiutati, sì, è proprio così. Però vorrei dire una cosa, Mario di Cremona, mi sembra che si chiamasse. Noi dobbiamo un pochino smetterla di dire ma io sono ignorante e non ci capisco niente. Allora, esistono vari mezzi per avere quel minimo di basi per poter comprendere quello che stanno dicendo quelli che comandano, chiamiamoli così. Draghi, prima di diventare Presidente del Consiglio, e dopo vi farò spiegare perché Draghi è diventato Presidente del Consiglio, non voglio rubarvi... non voglio rubare spazio al grandissimo personaggio che mio amico che avremo più tardi. Prima che Draghi diventasse Presidente del Consiglio firmava un documento assieme a 30 banchieri in cui definiva esattamente quello che sarebbe stato il programma futuro, revival, restructuring, eccetera eccetera, ok? Quindi andava a parlare, e l'aveva scritto prima di diventare Presidente del Consiglio, ripeto, andava a parlare di un programma che si orientava non verso la piccola e media impresa, che in Italia sarebbe meglio definire piccola e micro impresa, ok? Perché micro impresa, vedete, non sono cose difficili. Micro impresa vuol dire azienda con meno di 10 dipendenti. Andate a vedere quante sono le aziende con meno di 10 dipendenti e voi scoprite che sono il 90%. Quindi la politica scritta dal nostro Presidente del Consiglio non erano orientate al 90% delle aziende italiane. Che cosa succederà? Succederà che queste piccole imprese avranno difficoltà. Quali saranno le prime difficoltà? Quella di andare in banca a chiedere soldi. Quindi se ho un bar e dico lo voglio ristrutturare, andrò in banca e mi diranno no, ti arrangi, devi metterceli tu i soldi. Ecco, queste sono difficoltà. Sì, ovviamente che cosa succederà? Che ti diranno che hanno tagliato le tasse, che hanno qui, che hanno là, che hanno su, che hanno giù. E in realtà poi vai sempre a vedere che la situazione economica va sempre peggio per chi? Per i piccolini. Cosa si può fare? Bene, oggi cercheremo di capire le piccole imprese, dietro le imprese, chi ci sono? C'è una telefonata, adesso la passiamo. Ci sono delle persone, ok? Le persone sono importanti, le persone, a loro dobbiamo parlare per fornire gli elementi necessari perché poi abbiano la cultura, la voglia, il coraggio, anche dopo parleremo di squadra e di coraggio, per fare che cosa? Per portare avanti azienda in un mondo nuovo. Dicevo prima all'inizio, non posso pensare che le cose vadano bene da sole, non posso pensare che si ritorni a prima, ma la vera domanda prima della telefonata: ma andavano così bene le cose prima che succedesse il pandemonio che è successo negli ultimi 2 anni? Davvero? Quando oggi ci dicono stiamo facendo il più 6,5 rispetto all'anno scorso, sì, ma siamo calati del 9, quindi siamo ancora meno 3 rispetto a una situazione che faceva schifo. Quindi attenzione alle notizie che ci danno, ma leggiamole non per essere polemici, non perché siccome lo dice quel partito lì che a me dà fastidio, a che a me non piace, e allora quella cosa lì è sbagliata. No, devo
sostanzialmente cercare di capire quei 3-4 elementi. Avremo una persona dopo che ci spiega qualche cosa molto importante, una persona che conoscete, viene frequentemente qui a darci un'indicazione. Allora chiedo alla regia di passarmi un'altra telefonata. Di chi è? Pronto? Pronto, buongiorno. Sono un po' emozionata, non la conosco. Comunque. Sono Massimo, piacere. Signor Massimo, senta. Signor Massimo, signor, il signore è a dormire a quest'ora. C'è solo il Massimo qua che... Però io sono abituata così, non ho studiato però... Beh, se non ha studiato allora va bene signore, dica. Signor Massimo, senta, no, perché lei ha detto, dice ci dicono che non abbiamo voglia di lavorare. Allora, io penso sempre ai giovani, no? E poi mi domando, ecco, vanno a scuola e tutto. Però quando, che ne so, hanno fatto il quinto, che lavori ci sono per questi ragazzi? Perché poi uno, se non va a scuola, dovrebbe cominciare a lavorare, insomma, prima, la scuola, prepararli proprio per i lavori, come si faceva una volta, no? Per i lavori manuali, no? Quindi lei sta dicendo che secondo lei la scuola dovrebbe preparare per i lavori manuali? No, per i lavori, diciamo, uno li manda a scuola, ma non tutti studiano proprio tantissimo per diventare qualcuno, diciamo, no? Per occupare dei posti. Comunque dopo i posti per noi piccoli non si trovano, ecco. Ti posso fare una domanda? Non ho capito il tuo nome e di dove sei? Orfea di Perugia. Di Perugia. Perché io ho fatto tanti lavori, mi sono trovata male, ero abituata a lavorare, insomma, tutto. Però, ecco, questi ragazzi ce l'ho sul cuore. E poi volevo dirle anche un'altra cosa, perché ho incontrato una ragazza proprio il 21 di dicembre, la settimana scorsa, no? Sì. E stavamo in farmacia e è venuto un signore che aveva fatto il vaccino tutto scocciato, con i vaccini, insomma, dice, mo ho fatto anche le terza dose, tutto. Allora io scherzando così gli ho detto, beh, è pronto per la quarta dose. Allora una ragazza ha detto, la colpa di tutto questo è la vostra, di noi grandi, delle scelte che abbiamo fatto noi e così. Certo, io non gli ho dato torto perché, insomma, a questi ragazzi che futuro c'hanno, che... No? Hai posto un bel problema sul tavolo. Però permettimi di dirti, magari non sarai d'accordo con quello che dico io, perché è un discorso lungo, non si può affrontare in un minuto, in due minuti. Però ti dico una cosa. Mandiamo la pubblicità e ti do la risposta. Ascolta, perché adesso andiamo in pubblicità, mi raccomando. Rimani lì perché ti do una risposta che secondo me è molto importante. Pubblicità. Eccoci qua, dopo lo stacco pubblicitario ci sono già diverse persone in linea che attendono di parlare al telefono. Voglio però dare una risposta alla signora che ha chiamato prima riguardo alla scuola. Molto velocemente, dal mio punto di vista, la scuola non deve diventare una scuola di avviamento professionale. Cioè oggi ci sono molte persone che vorrebbero che la scuola insegnasse un lavoro. Ma questo che cosa vuol dire? Che poi chi fa quella scuola lì farà solo quel lavoro nella vita, non potrà migliorarsi, non potrà crescere. Quindi una scuola deve tornare esattamente come una volta che ti insegnava i classici, che ti insegnava la filosofia, la storia, eccetera. Perché? Perché ognuno di noi, come dice tra l'altro l'articolo 3 della Costituzione, possa non avere barriere e limiti per arrivare laddove è capace di arrivare. Quindi la scuola deve essere molto di più di quello che è oggi e non un centro dove piazzare dipendenti che non hanno tanta voglia di lavorare. Abbiamo un ospite, un amico al telefono. Pronto, con chi parlo? Dario di Trento, buongiorno. Buongiorno, mi dica tutto, ecco, dimmi tutto.
La scuola dovrebbe costruire un'opinione pubblica, un elettorato capace di ragionare con la propria testa e capace di costituire un rapporto critico con le istituzioni. Questa sarebbe la funzione della scuola. E questo non è stato fatto. E le conseguenze le vediamo. Cioè, quando uno prova a ragionare con la propria testa, gli italiani, la maggioranza degli italiani, rizzano il pelo e ti dicono: ma chi ti credi di essere? Sei un virologo, sei un economista, sei un esperto. Cioè, gli italiani sono convinti che chi ha diritto di parola, se non è un esperto nel settore, deve obbedire a cosa? Deve obbedire a cosa? C'è il problema, Massimo, caro Massimo, non sono quelli che ci governano, che ci comandano. Il problema sono quelli che obbediscono, perché noi in Italia abbiamo una massa, abbiamo la maggioranza degli italiani in preda ad una follia collettiva che ha scambiato la televisione, l'ha scambiata per la realtà e sta accettando di tutto, stanno accettando di tutto in maniera scandalosa e scagliandosi con odio nei confronti di chi prova a dissentire, di chi prova a ragionare con la propria testa. E si stanno autodistruggendo con le proprie mani. Allora, ti ringrazio per la tua telefonata. Ripeto, questo problema non è nato 2 anni fa, ok? C'era una narrazione sull'euro, sull'Europa, che ci ha portato comunque ad avere schiere di tuttologi. E poi magari parliamo un attimo di come si fa, come fanno a comunicare, come fanno a metterti sotto, poi vediamo, magari parliamo di qualche tecnica di manipolazione. Sono d'accordo con te che la scuola, lo dicevo prima, dovrebbe insegnare il senso critico. Il senso critico arriva dalla filosofia. Ma poi ci avremo un ospite con cui parlare. Abbiamo altre persone al telefono, quindi grazie, saluto e chiedo di passare alla prossima telefonata. Chi abbiamo? Pronto? Sì. Sono Urbano qua di Padova. Prego, dimmi tutto. E allora è un pezzo che vi seguo per Canale 83. E io mi chiedo, sono d'accordissimo con quello che ha appena detto il spettatore, però è una cosa, mi resto perplesso, tantissimo perplesso, che la gente proprio non ragiona più con la testa, ma ragiona con la testa della televisione. E questa è una grossa piaga nostra. Ma mi chiedo anche cosa facciamo in Europa noi, che ogni nazione in Europa ha le sue regole e va per conto suo. Noi italiani siamo, io sono un piccolo artigiano, ho 5 dipendenti, no? Nel settore della meccanica, lavorazione meccanica in genere. Per ora non posso lamentarmi perché mi va anche bene. Lavoriamo tanto, però dipendenti non se ne trovano. E siamo in concorrenza con delle officine di cinesi qui a Padova. Quindi noi rispettiamo certe regole, loro non le rispettano, quindi facciamo una doppia fatica per riuscire a stare al mercato. E i nostri governanti questo lo sanno, ma se ne fregano. Perché sa cosa mi ha risposto l'Unione degli Artigiani? Che dovrei io andare a controllare i cinesi quante ore fanno e quanti dipendenti hanno. Si rende conto a che punto siamo? Perché loro, purtroppo, le istituzioni sono carenti, non c'è, però noi riescono a controllarti, no? E un'altra cosa, eravamo già la nazione che in Europa pagava l'energia più cara di tutti, e adesso dove siamo arrivati? E nonostante dobbiamo competere sempre. La ringrazio, arrivederci. Grazie. Sentiamo un altro ascoltatore che sta saltando il centralino in questo momento, prego. Che abbiamo in linea? Pronto, signor Massimo, mi sente? Certo, la sento. Con chi parlo? Allora sono Graziano da Adria, in provincia di Rovigo. Prego. Non l'ho mai visto per la prima volta, forte, dai. Non aver paura del video. Allora, dico una cosa. Io ho 76 anni, a 14 anni, finito di fare la quinta elementare. Ad Adria c'era il centro addestramento professionale. Va bene? Adesso invece, signori professoroni, o lo Stato obbliga i ragazzi e le ragazze di studiare fino a 16-17 anni.
a 15 anni istruivano già gente al centro di trattamento di elettricisti, meccanici, muratori, falegnami. E quello è il problema, perché insistere con un ragazzo che non vuole studiare, va a lavorare, va al centro di trattamento, andare al centro di trattamento. E dopo l'artigiano ti assumeva, adesso arrivano 20 anni, 19, 20 anni, che sono solo capaci di guardare la televisione e il telefonino e girare per strada. Questa è la situazione, a 20 anni non hanno un posto di lavoro. Ma che cosa fa uno col computer? Si mette col computer 8 ore, sempre appeso al computer? No, tu vai a scuola. Mio nipote a 15 anni è andato a scuola metalmeccanica di Cavalzere, è diploma di meccanico specializzato. Se lei lo vede, io non lo so, insomma, e lavora in officina meccanica alla Golf, a vedere che altro lavori, cosa fa? Allora, lei, sto guardando qua. Allora, perdonami. Vedi la gente con i telefonini in mano a 15-16 anni. Perdonami se ti interrompo, perché ho capito. Lo saluti intanto. Grazie. Ti ringrazio dell'intervento. Riusciamo a mandare ancora un'altra telefonata, poi provo a rispondere tutti insieme, sinteticamente, perché. Io sono d'accordo con che questi ragazzi hanno sempre in mano il telefonino. Mi chiedo che cosa abbiano dei genitori per fare, perché che i genitori si lamentino solo dei figli, si ricordino che li hanno allevati loro. Chi abbiamo in linea? Buongiorno. Buongiorno. Sono Giancarlo della provincia di Lodi. Prego. Qua è messo, diciamo, sul piatto delle conversazioni tante cose. Perché se cominciamo a parlare, cosa è successo al 2000, cominciamo a andare al lavoro, ragazzi, qua non ce la facciamo più. Allora diciamo due o tre cose. Io ho 78 anni, ho una certa età, di cose ne ho viste. Nel 2000, quando è entrato, 2002, che è entrato l'euro, sì, abbiamo detto, questi qua hanno fatto il cambio sbagliato di qua, di là, di su, tutto va bene. Adesso siamo nel 2021. Chissà perché la roba aumenta, ma non possiamo più dare la colpa all'euro. E aumentava anche allora, cioè qualcosa che è la speculazione, che poi ha creato nel 2010 la famosa bolla, dal 2012, che ha portato qualcuno al governo, perché hanno detto, io non so niente, tutti i partiti, io non so niente, che è arrivato Monti, il quale sapeva tutto, e abbiamo avuto dei problemi, grossi problemi, ma con lavoro e con tutti, purtroppo, perché avevamo bisogno di soldi. Le banche, tu andavi, mio figlio era una piccola azienda, non sei operai, andai in banca, non c'era problemi di qua di là, no, alti, fermi, ti do i soldi però tu mi devi dare delle garanzie. Quali garanzie? La casa, poi la casa sì, oppure lo stabilimento, sì, il magazzino, tutto. No, scusa, perché? Perché le cose sono cambiate, ha cominciato a prendere dei bidoni sulle chi dava i mutui, cioè le banche, e ha cominciato a mettersi questo lavoro. Se tu vuoi lavorare ancora adesso, devi dare le garanzie alle banche, se no le banche non ti danno un bel niente. Allora, scusa, vado avanti velocemente. Se nel 2021 le cose aumentano, certo, è normale, succederà ancora, tra 10 anni avremo un'altra bolla, perché poi cominceremo ad andare meglio. E volevo dire a quella signora, a quel signore che diceva, ma il lavoro ormai è cambiato. Il lavoro prima era un lavoro di quelli che, posso dire, normali, tutti lavoravano perché c'era molta manualità, adesso è tutto meccanizzato, tutto computerizzato, le banche si consorziano, le concessionarie di automobili, prima c'era una, Alfa, Fiat, adesso ce n'è 4-5 e tutte le concessionarie. Ecco come finisce, purtroppo, e mi fermo qua perché sennò io non andiamo più a casa. No, ma attenzione, allora perdonatemi, sì, perché devo dare spazio a tutti. Adesso abbiamo il primo ospite telefonico, quindi rispondo molto velocemente a tutte queste problematiche. All'inizio io vi ho detto, da soli non facciamo niente, vuol dire, va bene, se io sono bravo, furbo, metto su la mia azienda, magari riesco a infilarmi in qualche settore dove faccio un po' di soldi,
va bene, sono bravo io, ma alla fine a livello italiano non ho combinato un bel niente. Allora dobbiamo stare insieme. Stare insieme vuol dire fare sistema. Fare sistema vuol dire che esiste uno Stato che ha una sua politica, che non può guardare a dopodomani. Qui fanno i decreti a 15 giorni, a 20 giorni, a 3 mesi, non ha senso, quella non è politica, quella lì è tappare buchi. Fare una politica che guarda magari i prossimi 10-20 anni, si decide che tipi di lavoro fare, ma a questo punto bisogna mettere in condizioni le persone di poter svolgere il proprio lavoro, poter andare a scuola, poter avere un'assistenza sanitaria, poter avere un supporto finanziario dalla banca nel momento in cui serve. Questa cosa si chiama sistema. Certo che se noi non possiamo farlo perché siamo in un sistema europeo che decide che l'Italia, per esempio, quest'anno applicherà il MES, questa sarà una previsione, ve la faccio qui, poi la faremo parlare, la faremo spiegare meglio da un esperto. E quindi voi pensate, beh, ma qualcuno ci aiuta dandoci 15 miliardi, ma ne dobbiamo dare 100 per ne averne 15 indietro, ecco, questo è il MES. Quindi immaginate di che cosa stiamo parlando, immaginate dove andiamo, la scuola l'ho detto prima. La scuola deve permettere alle persone di avere senso critico, di pensare, di studiare, eccetera. Mandiamo adesso il video numero 5 perché abbiamo un ospite importante. Quindi vediamo prima il video che riguarda l'Italia e poi abbiamo un amico al telefono. Prego, regia. Ettore, Ezio, via la passerella, forza. Tu sei un ufficiale. Nel vostro senso della parola lui so. Ma che ne sarà dell'Italia se vincete voi? Una cosa piccola ma seria. Ci sarà ancora un'Italia con voi? Lei non se ne preoccupi. Ci dovrebbe essere con noi, vediamo se sento la sua voce, l'amico Umberto Procopio, attore. Umberto, ci buongiorno, sei? Buongiorno, sì. Ciao carissimo, come stai? Ti ho fatto svegliare presto questa mattina? No, io sono abituato, sai che ho anche un altro lavoro, no? Allora, bella quella foto che appare in TV. Io ho messo la foto questa qui che tu ami, con cui tu ami presentarti, quindi... Sono sempre un ricercato. Vabbè, ma vedi, ti ho ricercato anch'io questa mattina presto, perché? Perché io ho preso da, diciamo, un vecchio film, Il Partigiano Johnny, c'era questa frase che mi piaceva, cioè una parte che chiede all'altra, se vincete voi ci sarà ancora l'Italia. Oggi mi viene in mente di chiedere agli italiani, ma se lasciamo vincere i brutti e i cattivi, gli europeisti, quelli che l'Italia proprio non ce l'hanno a cuore, esisterà ancora un'Italia? Allora intanto cosa ne pensi? E poi mi piacerebbe sentire da te che cosa sta succedendo nel mondo dell'arte, nel mondo del teatro, del cinema, e che cosa prevedi? Prego Umberto. Ma allora, il punto, vedere un'Italia unita mi sembra un po', come dire, un'utopia, no? Perché in Italia bisogna capire che ognuno prende la propria strada, non siamo un popolo unito, non lo siamo mai stati. Poi noi comunque che siamo un po' nel mondo dell'arte sicuramente dovremmo fare qualcosa di più anche per unire un po' l'Italia, no? Ma il problema non dipende da noi, ma come dite anche voi, tante persone, da chi ci gestisce, no? Abbiamo problemi in tutti i settori. Quello che non vedo nell'arte, non vedo nulla, una ripartenza non c'è. Io fortunatamente riesco a lavoricchiare, ma ci sono molti miei colleghi che non fanno nulla, ci sono molti artisti che sono veramente, direi proprio alla fame, come si dice, e non è una bella cosa. Ora, io mi rivolgo un po' a tutti quelli che come me fanno questo lavoro, di tenere duro in un momento così difficile, ma siamo veramente stati abbandonati da tutti. Il problema è che a noi non ci calcola nessuno, perché noi siamo quelli che in realtà, quando la gente viene in teatro, oppure guarda un film, oppure si emoziona, però non capisce che dietro
c'è un lavoro, c'è un'organizzazione, sono dei, ci dovrebbero essere degli investimenti che in Italia non si fa da anni, oppure si fanno sempre le stesse cose con le stesse persone. Questo è il grande problema anche. Cioè non c'è spazio per, non dico solo i giovani, ma anche per chi ha nuove idee in questo mondo. Non c'è. Non usciamo più fuori così. A differenza, faccio sempre dei, io vorrei dire anche una cosa, guardando gli investimenti fatti in Centro America, in Spagna, fatti in Francia, in Germania, loro comunque sono andati molto avanti. Io adesso mi riferisco chiaramente al mondo del cinema e delle serie televisive. Visto che in questi periodi siamo tutti a casa, in qualche modo, la gente ha meno bisogno magari di andare in un bar a fare due chiacchiere. Abbiamo un po' tutti paura e sei più costretto a stare a casa. E di conseguenza a guardare più queste serie televisive dove noi investimenti non abbiamo fatto. Ma per dare lavoro, cioè, dovete pensare anche che dietro una serie televisiva c'è un sacco di gente che ci lavora, non ci sono solo gli attori, ma ci sono scenografi, ci sono elettricisti, che sono tutte persone che noi lavoriamo in un gruppo dove si forma veramente una sorta di famiglia durante un set, no? Io ricordo bene Partigiano Johnny, quando l'abbiamo girato, era stato un set meraviglioso, in mezzo alle Langhe, arrivavi la sera, quando arrivavi veramente la sera in albergo, vivevamo veramente la giornata del lavoro. C'è la giornata che quando arrivi la sera sembravamo tutta una famiglia, ma in questa famiglia quando si lavora ci sono 40, 50, 100 persone dietro, cioè non c'è solo l'attore, è questo che molta gente non vuole capire, soprattutto chi ci gestisce. Perché in Centro America anni fa il Messico stesso ha investito nel proprio cinema, ha investito nella propria serie e oggi se noi andiamo a vedere sui canali di Netflix e quant'altro troviamo le loro serie dappertutto, gli spagnoli, e noi niente, noi nulla, a parte le due o tre solite che abbiamo fatto, non c'è stato nient'altro. Ora c'è da chiedersi, dove andremo a finire noi? C'è qualcuno che farà qualcosa per noi? Ma bisognerebbe fare degli investimenti e inserire nuove persone con nuove idee, per far uscire fuori di nuovo scrittori, registi giovani, attori. Niente, siamo niente, praticamente la nostra macchina per dare emozioni ci sta fermando, o si è già fermato da tempo. Posso farti una domanda un po' cattivella, sì. Umberto? Guarda, da sempre gli attori sono sempre stati un po' invisi, non ben visti, mettiamola così, dal potere. Perché sono critici. Perché sono capaci, magari facendo sorridere o facendo le loro attività, di dare dei messaggi negativi, di schierarsi contro il potere. Non è che per caso anche oggi ci sia un tentativo di mettere un po' un bavaglio a tutti questi artisti che vorrebbero dire la loro e questo loro pensiero magari non è allineato? Ma sì, c'è, sì. Sì, devo dire che è così, perché diamo anche fastidio, oltre a emozionare diamo anche fastidio, è vero. E soprattutto gli attori, quelli che, scusate ma un po' la voce bassa che ho avuto un po' di raucelli in questi giorni, e soprattutto gli attori, quelli che comunque chiamiamoli anche un po' cabarettisti, no? Ma non solo, ma anche chi scrive e si pone di fronte degli obiettivi ben precisi, cioè di andare o comunque voler cambiare qualcosa. È ovvio che a un certo punto dai fastidio. Però coloro che comunque ci gestiscono, io dico, quando arrivi a casa, perché magari spesso queste persone non scendono nelle piazze, non vanno nei bar di periferia, non conoscono il popolo, no? Vivono nella loro, come dire, nella loro nuvoletta. Perciò non sanno veramente che cos'è la vita di tutti quanti noi. Cioè io vorrei capire, queste persone ogni tanto ci vorrei parlare, vis a vis, no, come si dice, ma non li trovi mai. Questi fanno una vita che praticamente è veramente in un loro mondo. Ecco che noi diamo fastidio quando facciamo un programma, comunque quando facciamo una serie televisiva dove si va a criticare il sistema. È sempre stato così. Cioè, se andiamo a vedere il cinema del dopoguerra fino a oggi, i grandi del cinema hanno sempre dato, o comunque cercato una svolta, no? E hanno sempre infastidito tutti. Facciamo gli esempi di Pasolini e compagni, tutta gente che comunque è andato contro il sistema, sempre.
Noi oggi che viviamo, non voglio fare politica perché io non faccio politica, però viviamo una sorta di dittatura territoriale, la chiamo io, no? Nel senso che dobbiamo fare sempre ciò che dicono loro. C'è meno libertà oggi degli anni 70 o addirittura del dopoguerra, ma c'è più informazione, ma l'informazione è sbagliata. Ci dovrebbe essere più cultura, ma no, effettivamente non c'è. Non c'è, perché ci chiudono in casa a guardare tutti i programmi di spazzatura dove comunque la gente parla solo di quello. Cioè la gente si immedesima in quei programmi. Poi quelle azioni le vediamo nei bar, le vediamo... Io sono uno che la mattina quando esce vado a prendere ancora il caffè al bar, la sera quando torno dal lavoro o esco dal teatro, comunque dall'altro lavoro che faccio, che è sempre quello di costruire, mi fermo a bere l'aperitivo a fare due chiacchiere, cose che le persone non stanno facendo più. Cioè ci stanno mettendo uno contro l'altro, ci stanno distaccando da quello che è il mondo reale. Già non ci si può più abbracciare, non ci si può più toccare, che è una cosa meravigliosa, no? Dove andremo a finire? Io questo mi chiedo. Noi artisti, che dovremmo essere la forza, ecco. Caro Umberto, io ti ringrazio per la tua testimonianza, purtroppo il tempo è tiranno, ma mi piacerebbe poi averti ancora ospite, magari la sera faremo delle cose insieme, cercando di far riflettere le persone. Poi ognuno faccia le proprie riflessioni, prenda le proprie decisioni, faccia la sua vita il più felice possibile. Grazie Umberto, grazie, e buona giornata, buon lavoro. Andiamo al telefono con un'altra stella che ci sta chiamando da casa. Chi c'è in linea? Chi c'è in linea? Pronto? Sono la signora Moretti da Roma. Buongiorno, dimmi tutto. Buongiorno, complimenti, meno male che c'è un bel ragazzo. Ascolti. M'ascolta? Sì, sì, ti sento. Ascolti. Senta, io ieri mattina, siccome io sono una mattiniera, mi alzo molto presto. E ho aperto il canale, ho sentito una cosa nel telefonino. Ascolti, io da ieri che sto male, ma dico lo Stato, noi non ce l'abbiamo più, e questi ragazzi non ancora, no, io sono vecchia, ho 78 anni, ma quello che ho sentito ieri mattina, io sto male, c'è il suicidio alla gente. Ascolti, ascolta? Sì, sì, allora, dimmi. C'è... accendo apro il telefonino perché mi alza di 5. La prima cosa mi appare il padre, il Papa, deluta alla morte, sono il Papa, quella faccia di merda di lei. No, dai, è la mattina presto, dai, è vero che non ci sono i bambini, lasciamole stare le parolacce. Dimmi, il Papa che ti dice? Pronto? Purtroppo bisogna usare un linguaggio più consono. Mi raccomando, niente parolacce. E c'è un'altra telefonata. No. Allora, buongiorno Massimo. Buongiorno. Io vorrei distaccarmi un attimo dagli argomenti che state trattando e mi riferisco alla politica estera, se non dispiace. Prego. Dunque, la NATO da mesi ormai, anzi da qualche anno, e quando dico NATO dico Stati Uniti d'America, sta spostando armamenti e soldati e quant'altro nei paesi baltici. Questa azione è un'azione intimidatoria nei confronti della Russia, perché questo è evidente, questa non è una mia opinione. Allora io dico... questa politica degli Stati Uniti, che non è solamente questa di Biden, ma è anche quella di Barack Obama, che era quella, no? E diciamo molto più ridotta in questo senso quella di Trump. Allora, se la situazione è in questi termini, noi come europei ne siamo direttamente coinvolti, però l'Europa anche su questo è allineata alla potenza americana, che è una potenza imperialista. L'abbiamo visto che cosa è successo a tutte le guerre che gli Stati Uniti da decenni scatenano in giro per il mondo. Allora io dico, gli Stati Uniti stanno scherzando pericolosamente con la Russia, e non è l'Iraq e la Russia, teniamo presente che è una grandissima potenza che ha armamenti estremamente sofisticati e potenti.
Allora, questa è una riflessione mia, Massimo. Non si parla nelle televisioni di politica estera, non si affrontano questi argomenti. Io vorrei che anche questa televisione, Canale Italia, una serata la dedicasse alla politica estera con persone qualificate ed esperte. Grazie. Abbiamo registrato, e arrivederci. Abbiamo registrato la tua richiesta, quindi ne parliamo sicuramente col direttore Vito Monaco e perché no? Perché no? È giusto dare informazione. C'è un'altra telefonata. Vediamo se ce la facciamo velocemente prima della pubblicità. Sì. Bene. Prego. Pronto? Vai. Pronto? Vai. Buongiorno. Oh, ciao. Sono Carla da Padova. Vai. Ecco, intanto è un piacere di vederti, di vederti di persona. Una cosa volevo chiederti. La vigilia di Natale mi sembra che tu avessi raccontato una bella storia di tuo nonno, o sbaglio? Sì, brava. Ecco, guarda, ti ho seguito, è bellissima. Bellissima qua. Mi è capitato che a me un fatto come il tuo, Mi è capitato che a me. Però non così, ma comunque è bello. Quando hai tempo, dopo se lo puoi raccontare un attimino per tutti, perché fa bene a tutti questa storia. Va allora, bene, complimenti, continua così perché sei bravissimo. Mandiamo la pubblicità e poi parliamo anche di questa cosa perché se no abbiamo un argomento serio subito dopo la pubblicità. Lo scandalo sull'olio extravergine di oliva. Solo nel 2019 la Guardia di Finanza ha smascherato 16 tonnellate di olio di semi con betacarotene venduto per extravergine italiano. Nel 2015 decine di milioni di euro sono stati sfilati dalle tasche di persone che volevano un extravergine italiano, ma l'olio arrivava da Siria, Turchia, Marocco e Tunisia. Nel 2014 olio di oliva spagnolo contaminato è stato venduto come biologico 100% italiano. Pensa, era miscelato con grassi che venivano dalla raccolta di oli esausti. Hai presente quelli che buttano i ristoranti dopo aver fritto una montagna di patatine? Esatto, proprio quelli. È giunto il momento di dire basta ad olii trattati chimicamente o trasportati dall'estero in cisterne contenenti residui di petrolio. Finalmente puoi gustare tutti i giorni sulla tua tavola l'intenso profumo del puro extravergine italiano. Dal frantoio a casa tua, senza intermediari. Mi presento, il mio nome è Antonio Carbone ed insieme ai miei fratelli ci siamo specializzati nella produzione di olio extravergine di oliva. È un olio estratto a freddo, decantato e dal fruttato intenso. Un olio consigliato anche da siti di alimentazione consapevole e cibo salutare, perché ricchissimo di antiossidanti. Selezioniamo solo olive 100% italiano. L'olio che facciamo al mattino è ancora sulla pianta, perché trasformiamo le olive entro la sera del giorno di raccolta. Non lo mettiamo subito in bottiglia. Lo facciamo decantare per almeno 4-5 giorni in cisterne di acciaio e in assenza di ossigeno, per far depositare sul fondo i sedimenti più grossolani. E seguiamo tre semplici passi per fartelo arrivare a casa tua protetto da luce, calore e botte dalla spedizione. Lo imbottigliamo solo qualche ora prima di spedirtelo. Usiamo dei contenitori speciali che servono a mantenere costante la temperatura del frantoio ed a proteggere l'olio da eventuali urti dalla spedizione. E di 24, massimo 48 ore, l'olio a casa tua, così puoi subito gustarlo. Se non credi a quello che dico, vai sul nostro sito www.fratellicarbone.it e leggi le centinaia di testimonianze rilasciate dai nostri affezionati clienti. A questo punto ti starei chiedendo quanto costa questo prezioso olio extravergine di oliva. Beh, considerando che la lavorazione secondo il metodo Fratelli Carbone è completamente artigianale, un litro di olio non può costare meno di 13 euro. La buona notizia è che se lo acquisti ora puoi approfittare di una super promozione. 4 latte da 5 litri di olio extravergine di oliva al prezzo di 177 euro compreso le spese di spedizione. Ciò vuol dire che con meno di 9 euro al litro puoi mettere sulla tua tavola il puro extravergine di oliva italiano, dal frantoio a casa tua senza intermediari, e gustare tutti i giorni nella tua cucina il profumo intenso dell'oliva appena franta. A proposito, il tuo rischio è pari a zero. Se per qualsiasi ragione non sei soddisfatto, sei al sicuro con la mia garanzia 100% rimborsato. Arrivati a questo punto, se sei davvero interessato a mettere in tavola il puro extravergine di oliva italiano, ti consiglio di acquistarlo subito. Essendo il nostro un prodotto artigianale, le scorte non sono infinite, anzi, ogni anno vanno via prima del previsto. Questo significa che se arrivi in ritardo, bisogna aspettare la prossima campagna olearia. E sarebbe davvero un peccato. Detto questo, se pensi che l'attuale offerta possa fare al caso tuo, prendi il telefono e chiama il nostro numero verde 800 74 56 89 oppure collegati al nostro sito www.fratellicarbone.it.
Ti aspetto tra i nostri nuovi affezionati clienti. Con le pavimentazioni morbide, antiscivolo e durature Kreiburg, ho eliminato gli interventi del maniscalco, le perdite di animali per scivolamenti, evidenzio più calore e mungo anche più latte. E pensate, in un anno ho ammortizzato il costo della pavimentazione. Effettivamente devo dire che ho fatto bene a fidarmi di Alberti e della loro capacità nell'installazione dei prodotti Kreiburg. I pilastri del nostro corpo sono i piedi. Da Invictus ce ne prendiamo cura. Invictus è il primo e unico centro specializzato del piede. I nostri medici e i nostri professionisti vi accompagneranno passo passo in un percorso di miglioramento della salute e dell'equilibrio posturale e realizzeranno per voi plantari personalizzati per ogni patologia. Una tecnologia avanzata non invasiva permetterà di creare percorsi per il miglioramento del cammino, della postura e del benessere generale dei nostri clienti. Problema ai piedi? Vieni da Invictus. Sapremo darti la giusta soluzione. Invictus. Un passo avanti. Per garantire la pace, per contribuire alla creazione di un nuovo ordine mondiale. Finire col disordine globale e dare un ordine politico globale. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order. A new world order. It is a new world order. Create a new world order. Never before has a new world order had to be assembled from so many. Ogni venerdì, in diretta dallo studio 12, dalle ore 20 alle 22, Vito Monaco conduce Notizie Oggi Linea Sera. L'informazione senza padrone. Non rinunciare mai alla verità. Scegli sempre chi te la racconta. Lei è Rossana e la sua storia ve l'abbiamo già raccontata. Questa è casa mia. Io per andare avanti devo andare alla Caritas. L'incubo che l'ha portata a chiedere aiuto alla Caritas inizia nel 2017, quando una famiglia di italiani smette di pagare l'affitto. Questa è l'ordinanza di sfratto. Ma ancora nulla è cambiato, perché il blocco degli sfratti, che tutela le famiglie in difficoltà a causa del Covid, paradossalmente sta mettendo in ginocchio lei. Io che faccio? Che mi mangio? Che gli do a mia figlia? Oggi siamo tornati qui per provare a parlare con gli occupanti, che non ci hanno concesso l'intervista, ma hanno comunque accettato di farci salire a casa, assicurandoci che presto se ne andranno. Ma sarà davvero così? E Rossana, quando potrà recuperare quella piccola rendita che le assicurava la sopravvivenza? Cioè, qua mi chiedono pure di pagare le tasse. Quel che è certo è che oggi di storie come la sua ce ne sono migliaia. Basta scorrere le pagine dei social e ascoltare gli appelli dei piccoli proprietari che chiedono al governo di congelare quantomeno le tasse che continuano a gravare sulle loro spalle. Ci pagano il primo affitto, dopodiché niente più soldi. Ma ovviamente fino ad oggi stanno ancora dentro casa nostra e noi nel frattempo dobbiamo pagare l'IMU, il mutuo, le tasse. Sono rimasta anche senza lavoro e devo coprire il mutuo, quindi rischio di perdere il mio immobile con i sacrifici di una vita. Com'è possibile che solo in Italia ci siano queste leggi? È la stessa domanda che si pongono le due donne che abbiamo incontrato in questa casa. Giuseppina, 76 anni, e Anna Rita, 41, sono mamma e figlia. E anche loro da anni non ricevono più un euro dall'inquilina amorosa. Doveva lasciare la casa il 29 febbraio del 2020. Cioè il Covid non c'entra niente con la nostra causa. Noi abbiamo dei canoni di affitto non retribuiti di circa 20.800 euro, considerando che noi però continuiamo a pagare la Tari, l'IMU perché è una seconda casa, i costi legali, che noi non è che siamo delle persone benestanti. Quella è una casa che hai fatto con tanti sacrifici, con tanti sudori. Bene, ritorniamo qui in studio dopo questo video
che pone un problema grave in capo agli italiani. E abbiamo ospite al telefono la signora Simona Pedrazzini, presidente dell'associazione Piccoli Imprenditori e Suicidi di Stato. Simona, sei in linea? Sono qui, buongiorno Massimo. Ciao Simona, come stai? Bene, complimenti per la trasmissione. Sì, sulla fiducia, dai. Fammela finire, poi dopo mi farete eventualmente i complimenti. Allora, hai un futuro. Tutti abbiamo un futuro e cerchiamo di renderlo migliore. Simona, so che... Allora, vediamo di presentare le attività che svolge la tua associazione. Il titolo, il nome della tua associazione già parla di qualche cosa di drammatico, suicidi di Stato, ma vogliamo parlare degli sfratti. So che tu cerchi di rendere il futuro migliore delle persone che ti contattano, per esempio dando una mano rispetto agli sfratti. Che problema è? Quanto è grave oggi e che cosa fa la tua associazione per aiutare? Allora, intanto vorrei fare una piccola premessa, Massimo. Dal servizio ormai di questo problema degli sfratti, degli inquilini morosi, è tanto tempo che se ne parla. L'inchiesta è partita da una trasmissione televisiva e quello che mi viene in mente di dire è divide et impera. Che voglio dire con questo? Ci hanno messo purtroppo, il sistema ci ha portato ad essere gli uni contro gli altri, perché la crisi economica è iniziata nel 2008, le prime avvisaglie ci sono state nel 2007 e ha portato proprio a questa situazione. Proprietari di casa con inquilini che non pagano l'affitto perché non hanno in molti casi la possibilità di pagare i canoni di locazione e quindi i proprietari in difficoltà e in difficoltà anche gli inquilini. Non solo, il problema dei mutui ha colpito chi ha dato a garanzia per la propria attività il proprio immobile, magari di abitazione, non è più riuscito a pagare le rate del mutuo, per cui si ritrova con la casa all'asta. Altra piccola segnalazione che faccio: le procedure esecutive dal 2019 ad oggi in alcune zone d'Italia sono aumentate del 245%. Questo record lo detiene la Sicilia e praticamente tutto il sud, un po' meno al nord, un po' meno in Veneto. E sai perché meno in Veneto, da dove tu stai trasmettendo? Perché le procedure esecutive sono iniziate molto prima, con la crisi, chiamala come ti pare, dal 2010-2011 arrivando ad oggi. Non c'è più niente da discutere in Veneto, quindi questo è il mio pensiero. Allora, Simona, perché sai che il tempo è tirannissimo e poi sicuramente arrivano le nostre stelle che oggi hanno voglia di parlare, giustamente, di comunicare. Se io ho difficoltà a pagare il mutuo e quindi immagino prima o poi di avere un problema del genere, chiamo Simona Pedrazzini. Cosa può fare Simona, o perlomeno l'associazione di Simona Pedrazzini, per me? Allora, noi siamo una rete di tecnico-legali, di legali, vi assistiamo, vi difendiamo, vi salviamo. Ultimamente stiamo lavorando moltissimo con la legge 3 del 2012, comunemente definita antisuicidi, che porta alla cancellazione di tutti o di parte dei debiti. Diciamo che noi, i nostri professionisti, sono tra i principali, tra i più bravi conoscitori di questa legge. Proprio l'altro giorno abbiamo avuto un importantissimo sdebitamento, approfitto per salutare l'amico Marcello, che conosci anche tu,
che siamo riusciti per l'appunto a liberarlo da grossissimi debiti che aveva nei confronti di un istituto molto molto importante. E, possiamo Simona dire che in questo problema sono cadute anche persone che facoltose, che fino a qualche anno fa mai, ma poi mai avrebbero pensato di trovarsi in situazioni così incresciose. È un attimo, basta perdere il reddito, basta uscire dai ritmi di guadagno che c'erano prima e ti trovi in mezzo a una strada e non ti aiuta nessuno, non ti aiuta nessuno, solo l'associazione di una signora come con la S maiuscola, signora Simona Pedrazzini, che ha una sua storia. La vuoi raccontare velocemente o perlomeno perché è nata questa associazione? È nata questa associazione per un mio vissuto personale. Quindi nessuno, veramente nessuno, più di chi ha vissuto sulla propria pelle quello che sta succedendo oggi a milioni e dico milioni di italiani, può comprendere quello che si vive e può avere il giusto intuito per uscirne, per uscire dai problemi. Quindi, Simona, perdonami, ho sempre un problema di tempo, ho tantissime persone che vogliono entrare in, adesso dopo quello che hai detto tu, immagino che siano anche accalorate, vorranno portare la loro esperienza. Vorrei soltanto che tu spiegassi a tutta l'Italia come fare a mettersi in contatto con la tua associazione, che abbiamo capito non è fatta da persone che vogliono guadagnare su questa disgrazia, ma vogliono avere una rivalsa, vogliono in qualche maniera portare la propria esperienza perché altri non cadono, comunque soffrano di meno davanti a questa problematica. Come fare a mettersi in contatto con te? Allora, per mettersi in contatto con me basta andare sul sito che è www.suicididistato.it oppure semplicemente sulla pagina Facebook Piccoli Imprenditori e i Suicidi di Stato. Lì trovate tutto, indirizzi email, trovate anche WhatsApp, per cui basta un semplice messaggio WhatsApp, mi lasciate il vostro numero di telefono e io vi richiamo. Ripeto, www.suicididistato.it, che è quello più facile, quindi su internet, mandate, comunicate, non abbiate vergogna, è tutto segreto, nessuno oppure viene a sapere Massimo. Niente. Oppure chiamate me, ma ormai avete il mio numero per gli SMS, io vi metto in contatto e non abbiate vergogna. Prima affrontate il problema, prima lo superate. Più aspettate, più la cosa si incancrenisce e poi diventa difficile. Simona, io ti ringrazio, ti auguro. Posso dire ancora una cosa dai, velocissima? Dai, perché ho le stelle. Allora, mi fa piacere essere stata chiamata il 30 di dicembre, perché come generalmente succede così, noi veniamo chiamati 3 giorni prima dello sloggio, dello sfratto, ma come supereroi arriviamo, vi difendiamo, vi salviamo e vi togliamo dai guai. Grazie a tutti e buon anno. È il tuo mestiere, qualcuno lo deve fare, lo fa Simona, unica in Italia. Grazie, a nome di tutti gli italiani. Abbiamo un'altra stella al telefono che adesso aspettiamo di sentire la sua voce, vediamo chi è, di dov'è, come si chiama. Sì, buongiorno, buongiorno Massimo, Alberto da Venezia. Prego Alberto. Allora, 70 anni fa abbiamo perso una guerra e quindi siamo diventati colonia degli americani e colonia del Vaticano. Noi abbiamo ancora gli americani, i militari americani in Italia. Noi siamo un paese a sovranità limitata, come si diceva una volta. Allora, quando si è colonia si viene colonizzati. Noi ci stanno americanizzando, noi dobbiamo diventare come l'America, dobbiamo riempirci di immigrati e dobbiamo riempirci di finanza. Visto che stavate parlando di case, allora, del motivo per cui ho chiamato, cosa è successo nei primi anni 2000? Sono arrivati fiumi di immigrati a cui gli italiani non potevano e non volevano dagli immobili in affitto, perché affittare a un immigrato, chi l'ha provato sa cosa significa. Allora all'epoca hanno inventato quel sistema che si usava in America
dei mutui subprime, che tradotto in italiano sono mutui agli immigrati, mutui al 120%, io ancora la brochure di Ventobanca, che diceva noi ti finanziamo il 120% dell'acquisto della casa, e gli immigrati hanno fatto man bassa, sappiamo come è andata a finire. Poi ci sono delle banche che sono saltate, in realtà questi mutui facili dati a chi non doveva averli li hanno pagati gli italiani, ma quello che mi dispiace a me tra la vicenda è che prima di tutto uno di quelli che hanno avuto la responsabilità di questi mutui facili è il signor Mario Draghi, che adesso tutti incensano e l'abbiamo a capo del governo, ma che stiamo continuando a fare i mutui al 100% agli stranieri, a gente che non avrebbe diritto ad avere questi mutui, e tra un po' la bomba scoppierà, perché questa gente, primo colpo di vento, prima crisi, saltano tutti quanti. Adesso poi c'è un'altra cosa in più che deriva sempre dal fatto che siamo colonia americana. Le banche sono state obbligate a vendere i crediti in sofferenza, cioè questa gente che non sta pagando i mutui in capo alle banche vengono venduti e comprati da società finanziarie americane in genere. Ecco, quando è che torneremo alla nostra bella Italia di una volta? Vedia, allora non riesco a rispondere in questo momento perché hai posto un problema molto complesso, un problema che richiede di essere sviscerato trattando tanti aspetti. C'è un altro problema. Qualche giorno fa avete sentito dire che le case che consumeranno energia nel 2030 varranno zero. Quindi immaginate, ora l'hanno detta questa cosa, poi l'hanno ritirata, ma state tranquilli che ci sono dei segnali all'interno delle banche che dicono che quella non era solo una boutade. Ma ne parleremo un'altra volta. Molti rischiano di pagarsi una casa per poi trovarsi in mano niente, quindi saranno grossi problemi. C'è un'altra persona al telefono, intanto che aspetto che si collega, vi ripeto, prima purtroppo è stata tagliata una telefonata di una signora che ha, diciamo così, detto una parola riferita a una persona nota. Allora, evitate per favore di insultare le persone di cui parlate, uno perché, dai, questa mattina cerchiamo di rimanere sereni, due perché non posso associarmi, non posso condividere l'insulto a persone che tra l'altro non sono presenti e non hanno nemmeno diritto di replica. Chi è la stella che parla in questo momento? Stellina, chi è? Sì, buongiorno, sono Carignoli. Un stellone. Dimmi tutto. Ma volevo dire tante cose. Comunque, una. Beh, una sola non ci riesco. Le scuole sono un manicomio. Posso dire le scuole sono un manicomio, sai perché? Perché tanti sacrifici dei ragazzini, i genitori, i soldi dei genitori, dello Stato, poi dopo 20 anni di studio non se ne trovano niente. E poi questo tipo di studio, cosa porta, diciamo, alla fine, capisce qualcosa del senso l'uomo e del perché è, chi è, quello che è stato e quello che sarà? La Chiesa Cattolica ha chiuso le porte della conoscenza dell'uomo, perché siamo esseri reincarnati. C'è spirito rincarnatore, il peccato originale ha causato la costruzione del pianeta, dell'universo, del pianeta Terra e dell'uomo. No, Adam ed Eva, prima è stato creato il peccato originale e Dio lì ha dovuto creare l'universo materiale per recuperare gli esseri caduti. Ti ringrazio. Noi siamo un dono e una condanna alla creazione. Ti ringrazio. Allora, vorrei far partecipare più persone possibile, quindi io ti ringrazio. Tra qualche giorno ci sono ancora, richiamami, il 2 sarò ancora qui, richiamami così dirai la seconda cosa. Sono d'accordo con te che le scuole dovrebbero essere qualche cosa di diverso, l'ho già detto due volte prima, lo ribadisco per la terza volta. Abbiamo un'altra persona al telefono. Quello che io ho studiato a scuola negli anni 80 tecnicamente non vale più niente. Quello che conta è tutto quello di cultura generale che mi porto dietro, la capacità di ragionare. Quando studiavo educazione civica, quando studiavo la Costituzione, quando studiavo l'economia, quando studiavo la filosofia, la psicologia, eccetera, eccetera. Queste cose valgono ancora. L'elettronica che studiai negli anni 80 non serve a nulla. Quindi non è una scuola che deve essere fatta per creare un posto di lavoro.
creare cervelli, creare menti aperte. Chi abbiamo in linea? Buongiorno Massimo. Buongiorno. Sono Nicola, dalla Puglia. Vai Nicola. Io sono un pensionato. Volevo sapere, sempre con cortesia, la nuova che stanno riformando le aliquote in PES. Come mai chi prende meno va a pagare di più e chi prende di più ha sempre di più? Io non riesco a capire questo. Allora, perché stanno Nicola, facendo la riforma delle aliquote in PES. Si sente male, ma ho capito che tu vuoi sapere delle aliquote IRPEF. Tra un po' avremo una persona che ci spiegherà una cosa che... Tu stai seduto, comodo, perché quello che ci dirà questa persona verso le 8 può darsi che ti scuoterà. Quindi, ovviamente... Ringrazio io te Nicola. Allora, adesso abbiamo un altro ospite telefonico, quindi chiedo alla regia di mandare il video numero 7 introduttivo. E poi avremo l'amico Gerardo Capozzi al telefono, perché dovremo parlare di come le persone, malgrado la situazione, devono stare insieme, devono fare relazioni. Video number 7. Diciamo che quello che abbiamo visto è che la gente ha difficoltà a alzare il culo dalla sedia, detto proprio in francesismo, e come dici tu, si tende a stare vicino a chi si conosce, chi è già familiare. E allora mi chiedo, perché non possiamo ricreare già noi questa situazione? E ti dico come si può fare questa cosa qua. Noi diciamo che ci sono 4 step nelle PR per riuscire a fare pubbliche relazioni, cioè passare da sconosciuto, conosciuto, familiare e amico. Okay. Questi sono i 4 step delle pubbliche relazioni che spieghiamo noi, dove devi ambire ad arrivare. Ora, nelle pubbliche relazioni, se sono fini solo a fare business, ti basta arrivare a familiare, non è detto che devi diventare amico. Amico è uno step un po' più fine, non intendo diventare il miglior amico. Amico vuol dire che quando inizi a vederti per piacere oltre il lavoro, quando inizi a sentirti al di fuori del lavoro, quando comunque si crea quel legame di complicità, okay? Io nelle digital PR spiego che il livello più alto nelle digital PR è quando tu inizi a fare il perculamento online, cioè di un'altra persona inizi a prenderlo in giro pubblicamente, l'altra persona sta al gioco, si crea un meccanismo perverso nel quale la gente impazzisce. Quindi questo è, pensa al livello più alto delle PR, che sembra veramente un'eresia che sto raccontando, in realtà funziona. Che tradotto nel mondo invece offline c'è talmente tale e tanta confidenza che poi è quello che accade effettivamente quando si è nella compagnia di amici, no? Assolutamente. È proprio il fatto di prendersi amabilmente anche in giro, no? Ma sì, esatto, è quel grado di confidenza che ti permette di fare la battuta in più che invece che stonare piace. Allora, abbiamo qualche problema tecnico a metterci in contatto con Gerardo Capozzi, quindi... andiamo avanti a sentire le stelle che ci continuano a chiamare. Tra l'altro sto ricevendo decine di messaggi e non sto rispondendo perché molti saranno argomenti che verranno trattati nei prossimi collegamenti con gli ospiti telefonici. Allora, parlavamo purtroppo con Capozzi, c'è qualche piccolo problema tecnico, la linea cade, quindi... Di che cosa volevamo parlare? Volevamo parlare di pubbliche relazioni. Avete visto cosa stanno facendo le persone? Stanno facendo la fila per poter parlare. Le persone sono chiuse in casa, ma in realtà stanno cercando in ogni modo di essere in connessione con gli altri. Perché? Perché è normale, perché noi siamo animali da branco, siamo animali che ci piace stare insieme, siamo le persone... Le persone che cosa cercano normalmente? Intanto vediamo se riusciamo a ripristinare la linea, se no poi andiamo avanti con le telefonate, quindi la regia prego di mettere tranquillamente in linea, così parliamo. Le persone sostanzialmente hanno bisogno di due, sono già arrivate le telefonate, hanno bisogno di due cose. Il primo è la sicurezza, quindi lavoro, lo stipendio, sono tranquillo, la mia casa, sono sicuro. Ma la seconda cosa che hanno bisogno è di appartenere ad un gruppo, appartenere a un gruppo di persone in cui potersi riconoscere negli ideali, nei principi, fare qualche cosa. Vediamo la telefonata della Stellina. Buongiorno. Che sta chiamando adesso. Ciao Stellina, dimmi buongiorno. Tutto. Buongiorno. Ciao, buongiorno.
Volevo solo salutare e augurare una buona giornata a tutti. Ma chi sei? Non ho sentito il tuo nome, chi sei? Sono Maria Luisa. Maria Luisa, ciao, come stai? Non riconoscevo sì. la tua voce, cosa sei? Già in ufficio a lavorare questa mattina? Perché sei in diretta. Eh? Sì, stamattina sono un po' in ritardo, quindi sono ancora in macchina. Sei ancora in macchina a sentire la diretta. Senti, approfitto perché allora prima dovevamo collegarci con una persona perché però la linea cade, quindi non riusciamo a stare in linea. Allora faccio una domanda a te, sei una commercialista. Qualcuno prima ha detto le tasse, l'IRPEF, le aliquote IRPEF stanno cambiando. Tu che sei una commercialista, all'Italia che ti sta ascoltando, che cosa vuoi dire? L'anno prossimo le tagliano le tasse o... Allora, voglio dire che se le tagliano da una parte, le aumentano da un'altra e quindi sostanzialmente cambia poco o nulla se non peggiora, perché se ti tagliano anche le tasse, però poi ti danno più la possibilità di detrarre, di dedurre altre spese, evidentemente le cose non cambiano, anzi forse peggiorano. Ma Maria Luisa, cioè tu mi stai dicendo che fanno sì. il gioco delle tre carte, d'altronde quando devi fare il pareggio del tuo bilancio, se... abbassi da una parte, mi sa che devi alzare dall'altra. Quindi la butto lì, magari ti tagliano, ma faccio finta di non saper niente, ti tagliano qualche tassa sul lavoro, ma aumentano le tasse sulla casa. È quello che tu, per esempio, mi vorresti dire? Una cosa del genere? Beh, quello è quasi certo. Ci hanno detto che finché c'è Draghi non le aumentano, ma Draghi ha lasciato aperte le porte ad eventuali aumenti futuri, quindi... Ne ha lasciate aperte questo tante. È certo. Più che lasciarle aperte, le ha proprio spalancate. Ma comunque, cambiamo aria, che rinfreschiamo gli ambienti. Maria Luisa, io ti ringrazio della tua telefonata, sei veramente una delle stelline di oggi. E quindi ti saluto e sentiamo un altro... ascoltatore, ma siete tantissimi, è bellissimo questa mattina. No, io posso stare zitto, la portate avanti voi la trasmissione. Chi c'è in linea in questo momento? Buongiorno, sono Simona da Caserta. Un'altra stellina, sono dimmi Simona. Buongiorno, auguri. Dimmi pure. Due comunicazioni telegrafiche, solidarietà maniaci, Giuseppe Maniaci, io sento il ritorno qua. Sai chi è Giuseppe Maniaci? Un giornalista siciliano. Hanno fatto una grandissima inchiesta alle Iene, non mi addentro. Giuseppe Maniaci, vabbè, qualcuno ne dirà che esistono anche giornalisti in Sicilia, purtroppo perseguitati e trascitati. Mentre invece volevo eventualmente avere un collegamento col signor Manocchia, no, collegamento tipo conto corrente, qui inviare qualcosa, perché io sono una vecchiaccia che usa solo il telefono, sì, un po' internet, l'ho usato pure per lavoro, un po'. Per me, diciamo, questi sono... Lei dice che la storia non è più importante, è importante come strumento di navigazione, secondo me, perché stanno arrivando delle fatue, delle... No, non ho capito, perdoni, maletiche. aspetti, io dico che la storia non è importante, io dico che vada studiata, che vada portata di più nelle scuole. No, è vero, no, ora diceva, non siamo aggiornati, c'è l'ultimo capitolo che forse non poteva essere previsto, però abbiamo uno strumento comunque, studiando il passato. Io non sono cattolica, però penso che i navigatori sono le scritture... La Divina Commedia e i Promessi Sposi, ricordiamoci che alla fine Don Rodrigo che fine fa? Perché qua stanno dicendo che c'è una cannibalizzazione. I miei figli ne risentiranno di meno, perché io ho vissuto la storia di Bibiano, ho dovuto scappare per tutta Europa, perché avendo, pur avendo il lavoro, non era compatibile, non c'erano asili nido sufficienti per due bambini, Napoli è una città caotica, e praticamente ho dovuto scappare. Oltretutto ora poi mi sono allontanata anche perché c'erano infiltrazioni, quindi nuovo ordine, infiltrazioni nel posto di lavoro, nell'amministrazione. La mia militanza oggi può essere non pagare qualche tassa. È stupido, è patetico, si dice si tagli le palle per far dispetto alla moglie, lo so che è patetico. Spartaco ha perso, però ha combattuto lo stesso. Senti, allora per dare spazio a tutti devo tagliare un po' le telefonate, però
Ti faccio tanti auguri, so che, vedo che sei una combattiva, sei una che la prende anche con lo spirito giusto, quindi ti faccio tanti auguri che il 2022 ti permetta, insomma, di arrivare ai tuoi sogni, di arrivare a costruire quello che tu vuoi costruire. Poi fai bene a leggere la Divina Commedia, fai bene a leggere i Promessi Sposi, studia, leggi che non fa mai male. E intanto ti saluto e chi sarà in linea? Chi è la prossima stella che si collega con noi questa mattina? Vediamo adesso un attimo, purtroppo non siamo riusciti a collegarci con Gerardo Capozzi, ma magari vedremo, magari più tardi, non lo so se abbiamo tempo. Chi c'è in linea? Buongiorno, sono Michelangelo da Pompei. Buongiorno Michelangelo, dimmi tutto. Ho chiamato perché ho l'occasione di farle gli auguri, perché non sempre... perché volevo fare i complimenti per gli editoriali, le copertine che spesso fa nei programmi, bellissimi, bellissimi. E poi, nonostante io sono molto arrabbiato, però stamattina vorrei dire una cosa leggera, perché sentivo le tasse, le tolgo dalla parte e le metto. Dite quello che volete, basta che non insultate nessuno, allora, perché io non me ne prendo la responsabilità. No, è una cosa un po' leggera, così. E a Napoli diciamo, mi abbassi i pantaloni e mi alzi la camicia. In pratica c'è uno che deve comprare un pantalone e una camicia, e lui gli fa il prezzo, gli dice 15 euro, diciamo 30 euro tutto, dice ma i pantaloni 15 euro, la camicia 15 euro, mi fa lo sconto, cioè, allora le faccio 13 euro i pantaloni e 17 euro la camicia. E dice ma come, mi abbassi i pantaloni e mi alzi la camicia? Mi scusi, per me è tutto il posto lì. Napoli, non si può, non commento oltre. Io spero che i napoletani, che è un popolo incredibile, ci prenda per mano e ci porti fuori da tutto questo caos che sta succedendo. Secondo me le donne e i napoletani ci potranno salvare. Abbiamo un'altra persona al telefono, vediamo chi è, aspettiamo. Perché pronto? Prima abbiamo parlato, qualcuno ha citato le copertine, aspettate qualche minuto perché avremo l'ospite che parlerà di queste copertine. Pronto, chi è in linea? Pronto, sono Olga di Custoza. Buongiorno, dimmi tutto. Buongiorno, senta signor Massimo, vorrei un'informazione, posso domandare una roba? Si sente, perdonami, si sente un po' male, vorrei un'informazione, scusa? Sulla sua descendenza di bolla. Perché io sono da San Pietro in Cariano. Cioè, voi il mio albero genealogico vuoi sapere? Non lo so. Perché Bolla aveva una cantina di vino. Lo so, Monte. Lo pensavo. Sai, con il mio pensavo cognome... Che fosse di quella discendenza lì. Con il mio cognome mi hanno sempre preso in giro dall'asilo, anche il bidello a scuola mi prendeva in giro, e quindi mi dicevano che c'era la famosa cantina di vini veronese. In realtà sono di cognome, mio padre, la mia famiglia è lombarda, poi non so, prima può darsi che tutti i Bolla avranno la stessa radice, come... Sì, ho capito, siccome me che sono rossi, che i rossi ce ne hanno in ferità. No, ho Sei simpatico. Posso fare una battuta? Certo. Solo con una battuta. Vai. Ecco. Non so chi sia che l'ha detto. Teniamo il popolo ignorante e governeremo l'Italia. Lasciamo. Purtroppo questa non è una battuta, questa è una disgrazia. Invece io vi dico, cercate di studiare. Guardate che non è difficile. Non è difficile, le informazioni elementari. Però se uno pensa in due giorni di diventare uno scienziato, vabbè, non è così. Dicono, visto che usi le frasi, no, famose, dicono che per fare i bambini ci vogliono 9 mesi. Bene, anche per studiare ci vogliono dei mesi, ci vogliono degli anni. Partite dalle basi, dalle semplici cose. E poi sarà difficile prendervi in giro, oltre che governarvi in un certo modo. Tanto ti saluto, grazie. Abbiamo un'altra persona, un'altra stella al telefono. Chi parla? Chi è che è collegato in questo? Scusate, vi sto facendo fare la fila, lo so, ma siete in tantissimi. Non riesco neanche a leggere i messaggi, mi stanno arrivando i WhatsApp, veramente, vi voglio bene. Chi c'è al telefono? Buongiorno, sono Anna di Giussano. Dimmi Anna, ciao. Sì, ecco, buongiorno. Io vorrei fare una considerazione. Prego. Io vorrei fare una considerazione. Io non riesco a capire
perché noi dobbiamo spendere tanti soldi con tutta la miseria che c'è in Italia, con la disoccupazione, perché dobbiamo mantenere tutta questa gente che viene dall'Africa, di tutte le parti del mondo. E poi un'altra considerazione, fanno vedere i bambini neonati che sono sui barconi, che sono, per impietosire. Io sono nata in tempo di guerra con mia mamma che ha partorito sotto le bombe, ma non ha mai uno delle nostre madri che abbiano preso i suoi figli, mettere su un barcone e non sapere dove vanno a finire. Ma come si fa a fare una cosa del genere? Come si fa a capire una cosa del genere? Perché noi dobbiamo impietosirci davanti a una madre quando le nostre si tiravano via il pane di bocca per darcelo a noi? Nessuno avrebbe pensato una cosa del genere. Mi dica cosa ne pensa lei. Cosa ne penso? È un argomento difficile. Sai perché? Dal punto di vista del portafoglio, mettiamola così, ti dico hai ragione. Però io sono abituato, invito sempre tutti, a mettersi nei panni delle altre persone prima di dare un giudizio. Cioè, probabilmente anch'io dovrei dire, abbiamo tante difficoltà in Italia, cerchiamo di aiutare gli italiani, poi siccome siamo un popolo capace di produrre ricchezze immense, perché noi siamo i numeri uno al mondo, la storia dice questo, non lo dico io, sicuramente produrremo tanto e avanzeremo anche come succedeva negli anni passati per poter aiutare gli altri. Questo però è semplicemente una questione teorica, perché poi io vi dico la verità, se io dovessi vedere un bambino o comunque una persona che ha bisogno, io non mi volterei dall'altra parte. Bisognerebbe essere capaci di trovare il giusto equilibrio, bisognerebbe essere capaci di non farne una questione politica. Io sono sicura che la signora che ha appena parlato, la Stella che ha appena telefonato, siccome ha una radice buona, viene, l'ha detto lei, da genitori che hanno fatto la guerra e dopo la guerra si sono messi insieme, si sono aiutati l'uno con l'altro. Qualcuno parlava degli immigrati prima, gli immigrati che erano le persone del sud che sono venuti al nord, e anche lì dopo un momento iniziale di scontro è chiaro che ci siamo uniti, abbiamo comunque fatto un'Italia grande. Quindi io vi suggerisco solo una cosa, togliete i discorsi politici, sentite dentro di voi che cosa dice il vostro cuore, li aiutiamo o non li aiutiamo, ma non ragioniamo per questioni politiche, non ragioniamo perché ce lo dice il tal leader o quell'altra persona, perché così facciamo solo gli interessi di chi guadagna su queste cose. Le persone vanno aiutate sempre, perché prima ho detto una cosa e intanto chiedo alla regia di passare la nuova telefonata, abbiamo detto una cosa, attenzione che ci sono persone che stavano benissimo 2, 3, 4 anni fa e adesso sono a chiedere una mano perché sono sotto sfratto. Bene, noi stiamo bene oggi, se dovessimo stare male domani chi ci aiuta? Gli stessi che forse, se siamo bravi, aiutiamo veramente oggi. Dico solo che aiutare non significa farli venire qua e abbandonarli in stazione. Chi è in linea adesso? Sì, buongiorno Massimo, sono Teresa da Napoli. Un'altra stellina di Napoli, dimmi tutto. Io vorrei dire una mia opinione, come si dicono tante. Certo. Dico io. Noi qua i posti di lavoro non ci sono, no? Stanno chiudendo fabbriche, aziende, tutto. Io dico la mia opinione. Hanno fatto in modo che, no, a dare tutti questi redditi di cittadinanza. Perché non hanno dato i soldi per tenere queste aziende aperte, per dare i posti di lavoro? Noi, con un piccolo stipendio, no? Sulla busta paga ci ammazzano. Poi dico io, queste persone che stanno tutti in mezzo a una strada, ricaricare questi redditi di cittadinanza, aprite le aziende, create i posti di lavoro. No, voi che state creando, non avete creato niente. Pure questo Draghi, ma che sta facendo? Non sta facendo proprio niente per l'Italia, sta facendo interessi suoi. Qua ci sono politici che prendono stipendi che fanno paura. Ma si sono messi a regalare i soldi alle persone per stare al potere. Io così la vedo. Grazie, arrivederci e buon anno.
È quasi commovente sentire la voce rotta delle persone che telefonano, perché la signora ha detto: voglio dire una mia opinione. In realtà sta raccontando la sua storia, ne sono certo. Non ci conosciamo, ma quando si raccontano le cose con questo, con questa partecipazione, sono d'accordo con lei. Il reddito di sudditanza, come forse è meglio chiamarlo, non di cittadinanza, è qualche cosa che forse temporaneamente può essere un aiuto. Sei in difficoltà, ti do un aiuto temporaneo, ma ti devo anche portare a recuperare la dignità, non soltanto il reddito. E la dignità la recuperi solo lavorando. Quindi, chi ha la responsabilità di tutto questo? Di chi governa. Punto. Inutile che ci giriamo attorno. Ci dicono che andiamo bene, abbiamo visto prima, il reddito delle famiglie sale, aumenta il PIL, aumenta tutto. Vedo che le persone che telefonano non si sono accorte di tutto questo benessere che ci sta ammazzando. E intanto abbiamo un'altra stella al telefono e chiedo alla regia di passarla. E sono bellissimi gli interventi che state facendo, dite pure le vostre opinioni, non vi preoccupate, con educazione però. Chi abbiamo al telefono? Andiamo. Luigi di Belluno, buongiorno. Vai Luigi, dimmi tutto. Buongiorno, allora io volevo dirle, ero d'accordo con la signora che ha telefonato prima di quei lago e barconi che feriscono i bambini neonati da oltre il mare qua a noi, no? Io sono nato nel 44, il 44 a pieno di calore, quando mia mamma con me e mio papà, con me in braccio, no, da picco, che avevo qualche mese, dovevano scappare sotto i bombardamenti lì a Canaccio, non mi hanno abbandonato, non mi hanno buttato in mare e dire beh vai, vediamo qualcuno che prenda su. Come si fa una roba così? Come si fa? Mi dica lei come si fa. Allora, io ti ringrazio del tuo intervento. Adesso dobbiamo andare in pubblicità un attimo. Quando rientriamo ti racconto una piccola storia che mi ha raccontato una signora che l'ha raccolta dalla nonna. Una cosa interessante. Andiamo in pubblicità e poi vi dico questa storiella che credo che sia importante da ascoltare perché vi toccherà nei cuori. Pubblicità. Meritiamoci di essere italiani. Prima che iniziasse, vagavamo per la vita come esseri leggeri, senza una meta chiara, senza una ragione e con la convinzione che tanto il tempo non sarebbe mai mancato. So che per qualche motivo ogni sforzo che abbiamo fatto da quando tutto questo è cominciato ci ha esortato ad imparare a camminare, per dirigere i nostri passi verso ciò che eravamo destinati ad incontrare. Ma quanti passi indietro, quanti incontri in questo tempo che sono state occasioni perse, malgrado storie e persone che avrebbero potuto cambiarci la vita. Non le abbiamo viste, non ci abbiamo creduto, non abbiamo avuto il coraggio. Sarà per quella menzogna, o forse per un malinteso. Ma ora che sarà stampato sulla copertina del libro della nostra vita? Lo abbiamo visto quel riassunto di numeri errati, ma c'è chi assume quell'atteggiamento altezzoso, perché non sa di risplendere dei regali dell'altrui follia, e forse è solo una generazione sbagliata. Ma ora il compito più gravoso sarà tendere a tutti loro una mano, senza guardare indietro. Potrò io vedermi dinanzi agli occhi coloro che ci hanno spogliati, derisi, venduti e non piangere d'ira? Questo sarà l'immane compito. Ma per fortuna ancora la vita insiste con i suoi segnali forti, forse immediatamente incomprensibili, ma ispiratori di tutti quegli italiani deboli ed irrimediabilmente romantici che hanno voglia di tornare a respirare. E sono tanti, tantissimi. Brava gente che vuole solo vivere. E forse è solo una generazione benedetta. Chissà, magari un giorno anche i mostri proveranno la stessa brutta sensazione quando verranno sconfitti. Talmente impauriti che altro non potranno chiedere se non la compassione dei loro fratelli che, forse ora più che mai, chiedono giustizia. Ma si accontenterebbero anche solo della vendetta. I mostri non se ne andranno di loro iniziativa. È troppo bello stare là nel cielo mentre in terra si abbatte la tempesta. Ed allora chiediamoci perché abbiamo concesso a quelle anime cattive di ergersi ad esempio dei nostri tempi. E allora uniamoci tutti in un solo respiro. Perché era destino che per tanti oggi fosse il momento dell'incontro. Quello per cui siamo nati, quello per cui siamo stati educati, quello che è scritto nella nostra bandiera, che migliaia di folli sognatori ci hanno donato, anche a costo di versare il proprio sangue. Meritiamoci di essere italiani, forti nel pensiero, forti nella vita.
Rieccoci, questa mattina tra stelle e superstar stiamo esagerando. Allora, avete visto questo video? Era una delle copertine che sono state lanciate da Vito Monaco nelle sue trasmissioni del venerdì sera. Abbiamo sentito tre cose: la voce di Jack Lucas, e la sentiamo ancora, la voce di Jack Lucas, perché lo abbiamo al telefono in questo momento. Ciao Jack, come stai? Buongiorno Massimo, bene, grazie. Sentite, sentite che voce, sentite che voce. Quasi quasi io mi ritiro, mi vado a vergognare davanti a codesto timbro, codesta vocalità. Allora, Jack Lucas è uno sceneggiatore. Sceneggiatore, quindi velocemente, cosa sta succedendo nel mondo del cinema, anche se già abbiamo sentito l'amico Umberto Procopio all'inizio della trasmissione raccontarci una situazione drammatica. Cosa sta succedendo, Jack? Succede che hanno tagliato le gambe a tutti quelli che cercavano di crearsi uno spazio attraverso il proprio talento e senza leccare i piedi di nessuno. E ci stanno riuscendo, perché comunque trovano tutti i modi per impedirti di lavorare. Non è semplice sopravvivere. Però in questa situazione che è negativa, Jack Lucas, assieme a me, assieme esatto, alla squadra, si è messo a fare le copertine. Allora, tanti mi chiedono... C'è un motivo per questo. Ma poi sai, le cose non succedono mai per caso. Le persone mi chiedono: come fate a realizzarle? Allora ho portato la persona che intanto mi ha dato l'idea, poi io scrivo i testi, ma tu fai tutto il resto. Come le realizziamo? Come racconta tu, che sei un professionista, io sono uno che hobbisticamente fa dei videini, delle cavolate, tu invece sei un professionista, come nascono? Allora, tutto nasce appunto da te che sei in grado di mettere emozioni in quello che scrivi e di farle provare a chi le legge. E questo crea quell'empatia che ci permette di realizzare poi quei brevi filmati e di aiutarmi a trovare le immagini che vanno a coadiuvare le tue parole, perché ricordiamoci che le vere protagoniste sono le parole che tu metti giù, non le immagini che poi gli altri riescono a vedere o le nostre voci, ma il significato di quello che tu scrivi. Beh, allora, io ho detto all'inizio, nel primo video, quello introduttivo della trasmissione, io ho ringraziato Vito Monaco. La prima fase diceva: scrivi perché mi piace cosa scrivi. Quindi tutto è nato perché Vito Monaco, il professor Vito Monaco, mi ha spinto a fare questa cosa. Poi a un certo punto mi sono trovato che ciò che scrivevo io tu lo realizzavi, lo mettevi in video, e addirittura sono diventato la copertina di una trasmissione a livello nazionale. Non so, questa è la provvidenza, non sapevo, ecco, di essere in grado di fare queste cose, però al di là degli scherzi, il tuo contributo professionale è importante. Allora, io prima ho anche scherzato dicendo: in questo video abbiamo visto tre cose, la voce di Jack Lucas, perché magari lo spiegheremo questo mio modo di fare, di dire. Che cosa stai realizzando per il futuro? Cioè, cosa dalla tua esperienza può essere portata questa mattina agli ascoltatori perché diventi stimolo per fare qualche cosa più avanti nel 2022? Guarda, io sono in questo settore da oltre 20 anni, scrivo e cerco di riportare su carta quelli che sono i sogni realizzabili e anche quelli un po' meno realizzabili della gente, e ho deciso di farlo anche con i miei, quindi mi sono dato da fare per riuscire a creare una piccola casa di produzione che possa creare posti di lavoro e realizzare prodotti che possano dall'interno del mainstream ricostruirlo. E mi do da fare questo perché questo stimolo l'ho trovato da quando ci siamo incontrati. Diciamo che mi hai dato questo input, questa forza di provarci, perché sennò sarei rimasto semplicemente a scrivere. E invece ho desiderato collaborare alla creazione di qualcosa. E... Senti, oggi i cinema quasi ce li siamo dimenticati, c'è Netflix, ci sono Amazon Prime e altri canali web sostanzialmente. Si possono utilizzare, li possono utilizzare tutti, o è una cosa solo per super professionisti e quindi preclusi ai comuni mortali?
È settoriale, perché loro stessi selezionano sulla base, prima di tutto, della notorietà. Beh, certo. Più sei noto, più è facile che il tuo prodotto venga preso sotto la loro ala e quindi realizzato. Diversamente devi esprimerti con i loro standard di qualità e veramente incrociare le dita. Ma nel momento in cui riesci a entrare tra le loro preferenze, a quel punto sai che puoi lavorare, ma non dappertutto. Per esempio, noi siamo riusciti ad ottenere l'autorizzazione a pubblicare negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Non siamo stati autorizzati a pubblicare in Italia, ma non perché i nostri prodotti non siano qualitativamente validi, altrimenti non sarebbero andati neanche negli Stati Uniti o nel Regno Unito, ma perché non siamo coadiuvati da personaggi famosi, ovvero i soliti noti, che lavorano invece sul territorio italiano. Quindi resta sempre un settore altamente selettivo. Senti Jack, il tempo è sempre tiranno, ma voglio approfittare della tua presenza, perché già mi stanno arrivando i messaggi, chiedi questo, chiedi quello, cioè, non hai idea il manicomio che sta succedendo questa mattina sul mio telefono. Volevo sapere, molti oggi fanno video. Molti lo fanno per promuovere le proprie attività sul web, ok? Quindi su Facebook, Instagram, per farsi pubblicità sostanzialmente. Tutti cercano di arrangiarsi. Quanto è importante la voce di Jack Lucas? Cioè, quanto è importante la voce per mandare un messaggio promozionale di un certo tipo? Cioè, è meglio, secondo te, da professionista, arrangiarsi e mettere la propria di voce? O è meglio rivolgersi a un professionista come te, tra l'altro molto bravo anche nel doppiaggio, per arricchire il messaggio che viene portato al pubblico? E intanto mi stanno arrivando domande, ma ti giro questa intanto. La fondamentale è mettere la faccia. Laddove si può ingaggiare qualcuno che metta anche la voce, è opportuno farlo. Risposta secchissima, ma ti faccio un esempio banale. Quando uno si ricorda le frasi celebri di un film, se le ricorda perché è una voce particolare che le ha pronunciate. Senti questa: il tuo nome è Massimo Bolla, comandante delle legioni dei giusti, servo fedele del tuo cuore, e avrai la tua vittoria in questa vita e nell'altra. Ti ricorda qualcosa? Qualcosina, sì. Massimo decimo me, ma si chiamava Massimo come me. Quindi, cioè, sostanzialmente tu oggi stai anche aiutando e stai insegnando, stai spiegando agli imprenditori come impostare anche a livello vocale il proprio messaggio, che non è semplicemente le parole che dici, ma anche come, no? Come le dici. Beh, esattamente, il tono che vai ad utilizzare è fondamentale per il messaggio che vuoi comunicare. Allora, visto che tu mi hai dato una cosa secca e volevi mettermi in difficoltà, adesso ti metto io in difficoltà. Ma senti una cosa, se parliamo di marketing, quindi se io vado sul mercato, la mia voce è unica, quindi mi renderà diverso da tutti gli altri. Esattamente. Se uso la voce tua o di un altro professionista del vostro livello, sarò magari simile ad altri che l'hanno utilizzata. Quindi, dove sta la scelta? È difficile, ma dove sta il valore aggiunto? Il valore aggiunto sta nel collaborare con la voce del professionista che ti insegna a usare i timbri per il messaggio che devi comunicare e lo fa insieme a te. Unire le voci di chi ci mette anche la faccia e di chi la voce la usa per professione renderà il messaggio ancora più efficace. Quindi tu stai suggerendo di fare qualche cosa, un duetto, come quelli che facciamo noi. Quindi tu mi hai fatto fare una cosa di valore senza dirmelo prima, me lo dici adesso. Dici, guarda, facendolo così siamo piaciuti agli italiani, siamo piaciuti a Vito Monaco che ci ha dato la possibilità, e lo ringrazierò sempre per questo, di essere conosciuti, ma che poi non lo facevamo per la visibilità, ma semplicemente perché ci faceva piacere dire qualche cosa, raccontare delle storie che in qualche maniera emozionassero
gli italiani trasferissero, diciamo, qualche parola di ispirazione, ok? Esattamente. Perché ne approfitto, ti tengo ancora un attimo al telefono, perché sei qua, perché sennò, cioè, persone come te poi è difficile trovarle, poi lo so che la mattina avete mille impegni e quindi ti ringrazio della tua disponibilità. Quello che cerchiamo di fare noi, qualcuno ha appena detto grazie perché state portando delle emozioni. Allora, quello che stiamo cercando di fare, e ve lo dico, siamo persone che non vendono nulla in questo settore, quindi è semplicemente ciò che dico io, qualche cosa che serve a consiglio, non un consiglio per gli acquisti, quindi non stiamo facendo pubblicità, ma quello che stiamo cercando di fare è arrivare a parlare con le persone che in questo momento, chiuse in casa, con difficoltà di lavoro, con redditi scarsi, con tutte le difficoltà del mondo, non sanno più esprimere i propri sentimenti. Cioè le persone in questo momento sono lì chiuse, sono tristi, provano qualche cosa ma non sanno nemmeno più che cosa. Perché? Perché non lo sanno descrivere. E quindi dicono, non ho più sentimenti, non è vero che non li abbiamo, tutti li abbiamo i sentimenti, soltanto che, ripeto, non troviamo le parole. Esiste anche, c'è una malattia. Alessitimia si chiama, cioè colui che non è in grado di esprimere i propri sentimenti. Allora che cosa facciamo? Cosa cerchiamo di fare qui su Facebook con le nostre copertine? Cercare di dare dei messaggi che fanno immedesimare le persone che li ascoltano, che li vedono nel nostro video, nella nostra voce, nel nostro messaggio, e gli diciamo, adesso che ti sei immedesimato, ruba le parole che diciamo noi per poterti esprimere, per poter descrivere quello che provi. Nel momento in cui tu lo descrivi, ti riappropri dei tuoi sentimenti e quindi di fatto sei più bello, sei più intelligente emotivamente. Questo è quello che volevo raccontarvi con la presenza qui di Jack, perché molti mi hanno detto come fai a farlo, vorrei anch'io fare una copertina così, vi mettete in contatto con Jack Lucas se volete, vi do i riferimenti e Jack è sempre disponibile a dare consigli. Jack, un augurio per il fine anno, cosa auguri a tutti gli italiani? Di ritrovare se stessi. Perché ci siamo persi, cosa dici? Assolutamente sì. Porca miseria. Speriamo allora di ritrovarci. Io sono convinto che però molti italiani non si siano affatto persi, siano un po' sbigottiti, come ho detto prima, non sappiano bene che fare, ma non si sono persi. Io sono positivo e penso che io e te siamo magari un po' più loquaci degli altri, ma siamo lì, siamo pronti, non ci siamo fatti, diciamo, buttare giù da nulla. Poi per carità, siamo caduti, ci siamo rialzati sempre, che è questo il vero augurio che vorrei fare insieme a te, a tutti gli italiani. Io ti saluto, Jack, ti faccio gli auguri di buon anno e spero di averti ospite nelle prossime volte che avrò l'opportunità di venire qui a stare un pochino con gli italiani. Io ti saluto e passo alla regia, perché ci sono già, lo sapevo già, appena sentivano la tua voce, 1 miliardo di persone che vogliono dire la loro. Ciao Jack, un abbraccio, buon anno, ciao. Prego alla stella che sta chiamando in questo momento. Chi abbiamo in linea? Mettiamo un secondo, che si collegano. Vediamo. Pronto? Buongiorno, con chi parlo? Ciao Massimo, mi sente? Sì, ti sento, dimmi pure. Ah, senti, io sono Mimmo. Siamo da Napoli. Oggi tutti da Napoli chiamano. Come mai che siete mattinieri questa mattina? Che succede? Sì, alla fine dell'anno ci guardiamo dentro, guardiamo le nostre coscienze. In ragione di questa, poiché questa è una trasmissione fatta di coscienza, nel senso di tirare fuori i sentimenti, capire chi siamo, dove vogliamo arrivare, perché ci comportiamo così, eccetera. E allora io ho sentito una telefonata di una signora, ho sentito adesso lo sceneggiatore, ma che lei ha detto quella parola, azzerate la politica e vedete nelle vostre coscienze se ritenete che il vostro comportamento nei confronti degli altri sia buono, sia in grado di pigliare delle decisioni, ecco, nei confronti del prossimo. Io ricordo una 15ina d'anni fa, il cardinale arcivescovo di Milano Martini si sentì un fallito perché non riusciva a conciliare uno che parlava di politica e quindi un leghista con un cattolico. Era una battaglia che avevo condotto per una 20ina d'anni, ma si è sentito, dice, io vado a morire
nella mia terra, vado a morire in Palestina, lasciò l'incarico, all'improvviso scappò dall'Italia e andò via. Ecco, la mia domanda, il mio modo di pensare mi porta a dire come si concilia uno che fa dalla mattina una bandiera, dalla mattina alla sera, e odia il prossimo, e odia l'immigrato, e odia quello lì che e fa una battaglia, e poi va in chiesa, si sente una messa, fa una preghiera, ma per chi? Per conto di chi? Come si concilia un cattolico con un leghista? Io questa cosa me la chiedo, perché se uno odia tutto ciò che lo circonda, il meridionale, sì, l'immigrato, e poi dopo e lo esterna pure. Perdonami, a questo punto io perdonami, mi faccio questa domanda. Perdonami, perché ho veramente tantissime persone in fila, voglio far parlare più possibile persone oggi. Non è questione di cattolico e leghista. Oggi, ma scusate... Scusa, ti faccio solo una domanda, la risposta tanto la so, è una domanda tendenziosa. Ma che differenza c'è tra tutte le forze politiche che sono in Parlamento? Ecco, punto di domanda. Vediamo chi c'è in linea, al di là delle parole, chiacchiere sono tutti diversi, poi nei fatti che differenza c'è? Chi c'è in linea in questo momento, un'altra stella che chiama oggi? Siete talmente tanti che non riesco a rispondervi, non riesco a dire quello che vorrei, ma è bellissimo che siate voi a rappresentare l'Italia, tanto... Saluto Napoli, non avete niente da insegnare a Napoli su come si aiutano le persone. Chi c'è in linea in questo momento? Io sono catalano da Roma. Prego. Posso? Prego. Senta, io forse non mi dirà che sono una stella fra un minuto, perché purtroppo io sono diventata un po' razzista. Una scusa? Ah, razzista. Perché non se ne può più. Purtroppo, guardi, sì, buoni, tutto quello che vogliamo, ma se noi un pochino ci ricordiamo quello che abbiamo passato ognuno di noi italiani, io se le racconto la mia storia, e di questa storia come la mia ce ne sono tante, ne abbiamo fatte, siamo stati veramente, mio padre è morto che aveva 49 anni, mia sorella è nata dopo due mesi che è morto, noi cinque figlie femmine, senza che mia madre la vedevi piangere non poteva fare niente. Senti, i miei figli se ne sono andati in America. Perdonami, se ti interrompo, non ho capito il tuo nome. Catalano. Di nome? Da Roma, però sono catanese. Sei catanese? Catanese. Ma ascoltami. Io, le mie sorelle... Catania. Ti faccio, mamma, Sicilia. Ti volevo fare una domanda. Ti volevo sì, fare una domanda. Non sento se. Vabbè, dica. No, una cosa molto semplice, ma senti, sì. Noi siamo un popolo lavoratore che ha costruito tutto, sì. Tutto il mondo dipende da noi. Come ci siamo infatti. Finiti qua? Perché noi siamo qui a lamentarci, ma come ci siamo finiti qua? La colpa di chi è? Degli altri? Ma no, la colpa è posso dirlo di chi è? Del PD, dei comunisti che vogliono tutta questa gente che arriva, sì, ma non se ne può più. Sì, ma non probabilmente qua non possiamo camminare più. Ma dovete probabilmente non fate buonisti. Allora, perché noi siamo che siamo aspetta, anziani. Aspetta, che aspetta, dobbiamo... aspetta. Aspetta, sì. Perché non posso tenere le telefonate molto lunghe perché ci sono già tantissime in coda. No. Mi ricordo sempre che il partito che tu hai citato prima, qualcuno l'ha votato. Quindi. Tu no, ma per carità, nessuno ha mai votato nessuno, ci mancherebbe altro, però mancherebbe la verità è che qualcuno so, i voti glieli ha dati proprio. E quindi ci abbiamo un pochino quello che ci meritiamo, adesso dobbiamo tirarci sulle maniche e fare qualche cosa di buono. Ti saluto e vediamo un'altra telefonata, scusate devo essere veloce perché voglio darvi un pochino di spazio a tutti quelli che riesco. Chi è che abbiamo oggi, adesso, in questo momento? Buongiorno. Buongiorno, con chi parlo? Mi chiamo Anna. Prego. Non è la prima volta che la vedo. L'ho vista l'altra sera da Vito Monaco. Lei? Sì, mi dica pure. Era là, ecco. E sento che dice tante cose belle così e che bisogna... ce la faremo, questo e quello. Sì. Io ho mio marito in ospedale dal 1 dicembre a causa di non so se può dire vaccino, ma è per quello, perché non ne parlano mai delle conseguenze.
Io sono qua sola, sì. Mi dici come una si prende? Come? Me lo dice lei? Io ho scritto anche la storia che ha raccontato. Era lei che ha raccontato la storia di suo nonno. È sì. Vero? L'ho sentita. Ma una donna come fa? Una certa età di prendersi? Lei è bravo a parlare. Guarda, perdonami, io non ho una risposta pratica per tutto. Cioè, se avessi la bacchetta magica, ti direi, ok, ho risolto il tuo problema. Ti dico solo, io prima volevo raccontare una storia, ma preferisco dare spazio a voi. Ti dico solo, ma secondo te mia nonna, quando mio nonno, come raccontavo nella storia, nel 40, 41, 42, era andato in Grecia, in Albania a combattere, che cosa si chiedeva? Chi mi dà una mano? Chi è di fianco a me? Beh, se la sono data alle persone di buona volontà, si sono messe insieme. Se faccio in tempo vi racconto una storia, dopo mi ritaglio un minuto per raccontarvi una storia che una mia amica mi ha mandato tramite un libro. Adesso però, quindi abbi coraggio, cerca di fare amicizia, cerca di aprirti, cerca di parlare con le persone. Ci aiutiamo, miracoli non li possiamo fare, ma ci aiutiamo. Io non mi sentirete mai dire andrà tutto bene, no, se non facciamo qualche cosa per farlo andare bene, andrà tutto male. Andrà tutto bene per chi profitterà del fatto che noi non faremo nulla. Vi ripeto, non siamo finiti nel baratro in un giorno, sono 30 anni che accettiamo, va bene così. Adesso sono arrivati i nodi al pettine, quindi ti faccio tanti auguri. Faccio tanti auguri a te e a tuo marito. C'è un'altra telefonata e poi abbiamo un altro enorme, grandissimo, fantastico ospite, amico, che viene a trovarci questa mattina. Chi abbiamo in linea in questo momento? Buongiorno, mi chiamo Esther, telefono da Trieste. Prego. Sono una prof cristiana. Sono vissuta 7 anni in campo profughi, 7 anni da piccola, ma nessuno si ricorda di noi. Sa cosa ci facevano? Ecco, voglio dire, io non voglio ripetere le cose che ci dicevano, fascisti, e ci sputavano. Io abitavo a Miramare, per fortuna non avevo questo. Però mia mamma e mio papà che andavano a lavorare, se la do, sono vista brutta. La sa, sa cosa voglio dire? Vi dimenticate sempre di noi. Abbiamo lasciato le case perché siamo italiani, si sente anche, non ho nessuno. Siamo italiani, esodati. E abbiamo lasciato le nostre terre, le nostre case, e con le foibe che ci aspettavano, no, me ero piccola, e le foibe che aspettavano i nostri genitori. Ricordatevi sempre che se dal sud sono venuti al nord per lavorare, ma avevano sempre un riferimento. Noi abbiamo lasciato tutto. E non vuole un povero, allora, voglio solo perdonami, dire una cosa, perdonami che ho mi preme, la saluto e le auguro buon anno. Stai in linea perché adesso ci sarà un video e ci sarà una persona speciale, specialissima, super speciale che ti risponderà, una persona che è venuta al mondo per fare del bene agli altri. Stai in linea. Intanto prego la regia di mandare il video numero 9 e subito dopo avremo un grande ospite. Prego regia. Oggi amici portiamo a spasso il lupo. Il lupo quando vede la neve diventa veramente matto, non lo tiene più. Quando nevica c'è quello là, quel terremoto, lo vedete che arriva il lupo lì, guardatelo che arriva. E allora oggi bisogna portarlo qua nelle campagne a divertirsi come un matto. Buongiorno a tutti. Buona nevicata anche a te.
Bene, siamo rientrati, abbiamo usato un video tranquillo, un video che ci ha portato in mezzo alla natura, che ci ha fatto vedere un animale bellissimo, un animale che è molto amato dall'ospite che già avete visto nel video. Ciao Zainz, come stai? Buongiorno a tutti. Ma guarda, è un onore avere una persona come te in diretta, perché so che sei un po' schivo, per cui no. È un grande onore averti qua. Come stai? Tutto bene? L'onore mio è essere tuo ospite e ti ringrazio di avermi contattato. Ma diciamo che oggi sono qua in mezzo alla nebbia, sono in Veneto e c'è un mare di denti pazzesco e sto per recarmi dal dentista. Non è proprio una bellissima giornata. Vabbè, ma tu sei uno che soffre, ma poi trasforma la sua sofferenza in bene degli altri. So che stai facendo un giro dell'Italia per portare dei messaggi di positività, la vera positività, non quella che ultimamente è diventata di moda. E che cosa stai facendo? Allora, intanto mi spieghi questo amore per i lupi. Sai che io ti chiamo Lupo De Lupis per, come nomignolo, sì. Perché siamo amici, ma per ridere. Ma anche perché mi piace ogni tanto portarti a parlare di cose leggere, perché in realtà tu affronti argomenti spesso pesanti. Hai sentito la telefonata di prima della signora che parlava di come gli istriani erano discriminati all'epoca e non abbiamo imparato niente da questa esperienza. Cosa stai facendo e perché sti lupi? Cosa hai a che fare con i lupi? Diciamo che quando io ero molto piccolo vivevo insieme a un cane lupo. Dopodiché mi sono appassionato di indiani pelle rossa e quindi seguendo la cultura pelle rossa, andando delle conferenze, conoscendo dei personaggi particolari, ho capito che il mio animale guida era il lupo. Dall'epoca ho cominciato a innamorarmi del lupo, interessarmi, studiarlo, finché ho visto che avevamo molto somiglianze a livello caratteriale, anche perché il lupo è un animale che tende a essere monogamo, ama la famiglia, protegge i piccoli, quindi la loro cultura, il modo di vivere che hanno i lupi è molto affascinante, sono orgogliosi e finché ce n'è, quindi mi trovo molto nello spirito del lupo. Riguardo quello che sto facendo, sto andando in giro per l'Italia insieme a Gerardo Lafrate, il matemagico, a conoscere le stelle, cioè persone che possono portare magia e una ventata di tranquillità e novità nelle persone, quindi, e poi li pubblico sui miei canali, cioè persone molto particolari, ognuno ha una caratteristica peculiare che può portare un attimo di serenità, di svago, di pensieri, e quindi faccio questo, vado in giro per l'Italia a cercare di incollare le anime una con l'altra, facendo un puzzle di anime, quello che sto cercando di fare. Sostanzialmente. Tu mi hai parlato prima di indiani d'America, una delle loro preghiere dice non essere come quelli che hanno il cuore pieno di paura. Tu che sei uno studioso dei peli rossa, che cosa vuol dire questa frase? Non avere il cuore pieno di paura? Gli italiani hanno il cuore pieno di paura? Diciamo che quel discorso sarebbe abbastanza lungo e articolato. Io credo che in questo momento chi ha orchestrato tutto questo sistema si basa e si sta basando solo sulla paura. La paura del virus, la paura di morire, in realtà diventa la paura di vivere. Quindi non si esce, si è tutti mascherati, finché ce n'è. Il trucco è quello, non avere paura, perché tanto dobbiamo comunque capire che siamo nati vivi, certo, ma andiamo verso la morte, non verso la vita. Lo so che il discorso che a farlo al mattino magari è un po' pesante, ma bisogna cercare di vivere ogni giorno come fosse l'ultimo, questo insegnavano gli indiani, e ogni giorno è un buon giorno per morire, come insegni anche tu Massimo, me lo ricordo che un giorno me l'hai detto, quindi ogni giorno è un buon giorno per morire, o vivere tutti i giorni come fosse l'ultimo, cercando di far del bene ogni giorno per gli altri, perché alla fine veniamo in questo mondo, come diceva Madre Teresa di Calcutta, per far del bene agli altri, verrai ricordato se fai del bene, quindi il mio principio nella vita è cercare di aiutare più persone possibile, nel mio piccolo ovviamente, questo non è del popolo. Hai dei progetti in corso, cosa stai preparando per il prossimo anno? Ma ovviamente nella vita reale e fuori dagli schermi sono un amico di Massimo Bolle, quindi insieme a, io mi affido Massimo per fare determinate cose perché tu sei un personaggio eclettico, quindi stiamo creando un portale dove poter fare poi le dirette, le cose, le interviste senza più essere assoggettati a Facebook e alle loro leggi. Dittatoriali, perché sappiamo tutti che ormai siamo bloccati in continuazione su questi social, quindi fare un portale
dove la gente possa venire, un contenitore dove ci sia di tutto, cioè dalla cultura, la scienza, la medicina, lo Stato, finché ce n'è. Questo è uno dei progetti. E poi forse, se Massimo mi dà una mano, magari fare questo pullman che girerà per la nazione, ma ci stiamo ancora lavorando. Quindi ne sai più te di me in questa cosa. Beh, ma, guarda, non ti dico cosa sta succedendo adesso, 3.000 messaggi, vedo che già al centralino stanno arrivando tutti i tuoi fans per far domande. Senti, ma volevo chiederti questo. Quante sono le persone con cui sostanzialmente hai a che fare? Cioè, quante sono le persone che ti seguono? E cos'è che sei riuscito a ottenere con queste persone? Cioè, di che cosa ti ringraziano principalmente? Lo dico perché, attenzione, sembra piaggeria venire qua. A parte, tu mi hai detto eclettico, intanto tu parli, io vado a vedere cosa vuol dire eclettico su Wikipedia, ma vorrei cioè, non voglio parlare bene di te perché sei mio amico, perché sei una persona che si è inventata, passami il termine, una macchina per fare, per alleviare i dolori, i disagi, eccetera. Che cosa ti dicono le persone? Ma guarda, ormai siamo 70.000 sulla pagina Telegram, che è una delle più viste nella nostra nazione, e 160.000 erotti su Facebook, ma non è il problema di quante persone. Io ho sempre cercato di mettere in connessione le persone, cioè ho sempre cercato di portare i dottori, i scienziati, tutto quello. Dobbiamo partire dall'inizio, aspetta. Quando il mainstream ho capito che attaccava in questa guerra contro le persone, loro, qual era il sistema che hanno utilizzato loro? Era l'informazione. Unica e con un pensiero unico è solo loro. Io ho cercato di fare la stessa cosa, la guerra dall'altra parte, cioè combattere con informazione libera. Ho fatto parlare dottori, scienziati, finché se ne è. Ovviamente facendo questo la gente ha cominciato a affezionarsi a me e a quello che dico, e piano piano adesso è diventato, come posso spiegare, una grande famiglia. Ormai siamo una famiglia, cioè, vedo che la gente si scrive, si contatta. Si scambiano di dove sono, io ti aiuto qua, penso che poco tempo fa io ho visto sotto un video, mettete dove siete, se avete bisogno vi aiutate uno con l'altro, alla fine ho visto che gente si sono scambiati i doni, il cibo, che figata, capisci? È una cosa in espansione, una famiglia virtuale che poi si vede anche in reale, cioè, il mio obiettivo è solo questo, cioè fare in modo che le persone che hanno ancora un cuore, che credono ancora nel futuro, nella coesione uno con l'altro, si riuniscano. Io sono solo un collante. E come dico sempre, l'ultimo degli ultimi. Zainz, io ti ringrazio, ti lascio fare gli auguri di buon anno a tutte le centinaia di migliaia di persone che ci stanno seguendo in questo momento. Lascio a te gli auguri. Allora, la prima cosa che vorrei dire è ringrazio Massimo Bolla per tutto quello che sta facendo per me e per essermi vicino anche in momenti difficili. La seconda cosa che vorrei dire è ringrazio Vito Monaco e tutta la redazione di Canale Italia per avermi dato questo spazio e gli spazi che mi hanno dato precedentemente. La terza cosa, vorrei augurare a tutte le persone che nel 2022 abbiano meno paura, che una mano divina o qualsiasi entità che loro credono possa mettergli un'energia nel loro cuore per farle ripartire e farle stare bene. Non è ancora finita, possiamo ancora cambiare il mondo, dobbiamo solo pensare una cosa, essere uniti e volerci bene, e vedrete che possiamo farci a avere un mondo migliore. Quindi auguro a tutti un 2022 di pace e serenità, che tutti ne hanno bisogno. Grazie all'amico Zainz, ti saluto, ci vediamo e ci sentiamo presto, e chiedo alla regia di continuare con le telefonate degli amici che stanno chiamando. Scusate l'attesa, so che siete in linea, ma ce ne sono veramente tanti. Cerco di dare tutto lo spazio. Allora, vediamo chi c'è. Un attimo. Solo due parole ci sono. Chi parla? Il tuo nome? Giuseppe da Palermo. Prego. Guardi, mi riferivo al discorso dello Stato. È una vergogna solo italiana, perché i giudici sono d'accordo con quelli che non pagano, ma sono la responsabilità. Anche lo Stato se ne frega, noi paghiamo acqua, paghiamo condomini, paghiamo vetustà, paghiamo riparazione, paghiamo avvocati, paghiamo perfino tutto. Questi signori, pur avendo Mercedes, è come la cittadinanza, hanno, diciamo, piccole o grandi cose e non vogliono pagare. Ormai c'è questa abitudine che si sono data voce che le case non si devono pagare, perché sanno che lo Stato non ci interessa.
Allora, avremo tra pochi minuti un ospite che ti risponderà, che dirà, l'ho già sentito, è caldissimo, è lì che scalpita, perché tra un po'... Si chiama Valerio di nome, non vi dico il cognome, tanto che l'avete già capito. Io ti ringrazio per la tua telefonata, chiedo alla regia di passarne anche un'altra, in attesa del collegamento con... Grazie della tua partecipazione. Chi abbiamo adesso in linea? Pronto, buongiorno. Con chi parlo? Sono Franco. Mi chiamo Franco, le voglio fare i complimenti. Sembra che lei abbia fatto sempre questo mestiere, veramente complimenti. Come è la prima volta che la vedo che insomma che sta in questo programma. Si vede che avevo un talento, ma l'ho scoperto troppo tardi, sì, no, ma comunque, va bene. Comunque è bello il fatto di chiamarci stelle, e lei per noi questa mattina No, io, guardate, il dialogo con le stelle non è un'idea mia. Io ho preso in eredità tutto dal maestro Vito Monaco, che adesso capisco perché vi chiama stelle, perché senza di voi questa trasmissione, ma questo studio non brilla. Se lei mi permette, no, le volevo dire, non so se la pensa come me, ma velocemente, che delle volte è più brutta una fissazione che una malattia, perché una malattia volendo si può curare, si trova la cura, invece quando uno è fissato. Io non capisco perché uno di Napoli se la prende con la Lega, avendo a casa sua un napoletano, quel presidente della Repubblica comunista che non era leghista. Quello in chiesa non ci andava sicuro. Allora, piglia 60.000 euro al mese di pensione, no? Perché come proletario, come comunista non lo distribuisce ai poveretti di Napoli? Ma perché? E questo qui non capisco, io se la prendono sempre con la Lega. Un'altra cosa. E poi un governo di sinistra che ha tolto l'articolo 18, tutti i diritti che quei poveri operai c'erano di Masso, ce li hanno azzerati. Un governo di sinistra, e vengo sempre a fare la puccia alla Lega. La ringrazio, buongiorno, è veramente in gamba, buongiorno. Grazie però. Vi ripeto, quello che predico io è, siccome tutti dicono non è possibile fare un'Italia unita perché siamo tutti divisi, qua noi dobbiamo dimostrare che siamo una squadra. Poi va bene, ognuno ha un'idea, un altro un'idea, però non etichettate le vostre idee, non dite la mia idea è di sinistra, la mia idea è di destra, la tua idea è la tua, portala avanti, perché se la etichetti non è più di nessuno, è solo sfruttata per avere i voti e fare quello che vogliono. Abbiamo qua tante persone al telefono, via, una dietro l'altra, vediamo se riusciamo a dare soddisfazione a più persone possibili. Chi ci abbiamo in linea adesso? Buongiorno signor Massimo. Signor Massimo, signore ancora a dormire, sono Massimo, dimmi pure. Massimo, perfetto. La mia stima per voi è infinita, fra lei... E quando vedo le trasmissioni del venerdì vado in estasi io, con tutte le informazioni buone che ci date. Dimmi tutto, cosa posso fare che ho la pubblicità da mandare, dimmi. Ah, ascolti, ci sarebbero troppe cose da dire, la pubblicità non le posso dire, però voglio dire solo una cosa, è giusto aiutare, però se noi pensiamo di aiutare gli altri e non aiutare il vicino di casa che ha bisogno, mi sa che non andiamo da nessuna parte. Le auguro una buona giornata e buon anno. Grazie infinite. Sono d'accordo con te, il vicino di casa può essere leghista, comunista, quello che volete voi. Mettiamoci insieme, diamoci una mano, guardiamo la pubblicità e preparatevi all'ospite che sta per arrivare. Prego regia. Sole 24 ore. Questa è un'altra bella notizia. Città in crisi, aiuti da 2,67 miliardi, ma addizionale senza limiti. Ora qui c'è un discorso. Io tra l'altro sono in un comune che è stato un comune che è andato in dissesto, un comune piemontese, si chiama Alessandria. Qui ce ne sono altri ben più importanti: Napoli, Torino, Palermo, Reggio Calabria, che per i quali è stato istituito da un accordo tra la Presidenza del Consiglio e i sindaci un fondo da 2,67 miliardi. Allora, qui ci stanno due concetti che cerco di tradurre in modo molto semplice. Primo concetto, chi paga questi soldi? Cioè, vogliono salvare i bilanci degli enti locali. In pratica, i bilanci degli enti locali hanno avuto un deficit molto alto, c'è oltre 700 euro di deficit per ogni singola persona pro capite. E a quel punto vi leggo che cosa succede. Ci sono due manovre che vengono proposte. Primo,
La prima la pagano i contribuenti, addizionale dell'IRPEF, in pratica andando oltre l'8 per mille con deroga senza limiti. Ma non so se i cittadini saranno così contenti. Seconda regola, i fornitori, e qui mi incazzo. E sapete perché mi incazzo? Mi incazzo perché questi coglioni che stanno commentando qua non hanno capito che in questo mondo che loro dipingono come bellissimo e il migliore dei mondi possibili, sono 20 anni che perdiamo posti di lavoro, io lo so perché ho fatto anche il consulente di enti pubblici, alla fine pagano i privati, perché il gommista, quello che dà le gomme per l'azienda di trasporti, il meccanico e tutte le piccole, le cooperative, i piccoli privati, se la prenderanno nel culo, cari signori. E adesso, cari stronzi, vi dico il perché questo sistema non va bene, voi che applaudite l'Europa, perché noi stiamo facendo questo per le regole del rispetto di bilancio. Cari stronzi, i creditori saranno chiamati a rinunciare a parte del loro credito, 20% per i debiti entro i 3 anni, 60% per i debiti oltre i 10 anni. E ve lo dico da piccolo imprenditore, io ho scelto tanti anni fa di non lavorare più per le pubbliche amministrazioni, e cioè facevo consulenza, per queste ragioni qui, perché sapevo che me la sarei presa nel culo con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Capite dov'è il problema? Capite dov'è il problema? Noi dobbiamo tutelare i bilanci pubblici, dobbiamo tutelare i dipendenti pubblici, e se la prendono nel culo le cooperative, i piccoli e quelli che non hanno potere contrattuale. E non vedrete mai i sindacati andare in piazza per difendere le piccole imprese che hanno dei crediti nei confronti della piccola amministrazione. Quindi andate a fare in culo, voi europeisti di merda, è chiaro? Bene, ciao Valerio. Ma chi è questo maleducato? Ma chi è questo maleducato? No, ma guarda che più che le parolacce... È uno che parla male. Sì, ma mi ha preoccupato sto maleducato, perché ha detto che io devo 700 euro a qualche comune, e ogni italiano deve 700 euro a qualche comune, ma ho ricevuto decine e decine di messaggi. Non ho risposto, perché ho detto arriverà una persona in fondo, adesso avete capito chi è, che risponderà alla situazione economica. Ti faccio la prima domanda però, Valerio, ma è così difficile capire l'economia, capire quello che sta succedendo? Perché se le persone capissero, agirebbero di conseguenza. Com'è possibile? Ci sei già risposto. Se le persone capissero, non andrebbe così l'economia. Quindi è meglio che le persone non capiscano? Forse. È ovvio, perché okay, se tu fai capire alle persone come stanno le cose, pensi che saranno in Europa? Quindi qualcuno ha chiesto questa mattina, ma è vero che le tasse diminuiscono? Tu hai già in qualche maniera risposto. Fammi conoscere questo comico, dai. No, ma perché le persone si svegliano positive, in senso di... vedono un futuro radioso. In realtà che cosa sta succedendo, Valerio? Problema banche, problema green, problema case, è tutta una minestra unica. Ma la prima domanda, chi diventerà Presidente della Repubblica e perché? Ma io lo dico da un anno, quindi sono quasi stufo di dirlo, perché è un anno che mi prendono per il culo, tu non capisci niente di politica, eccetera eccetera. Ti ricordi che io avevo detto, se Salvini fa cadere il governo faranno il governo 5 Stelle PD? Tu non capisci niente di politica, può darsi, ma io qualche anno di vita politica l'ho fatta, quindi se non altro parlo di calcio avendo giocato a calcio. Quindi chi sarà il Presidente della Repubblica? Ma è ovvio, l'onorevole Presidente Mario Draghi. Ma questo lo dico da un anno, non da oggi pomeriggio, anzi lo dico da prima che facesse il Presidente del Consiglio, anzi direi di più, è stato Presidente del Consiglio per fare il Presidente della Repubblica, perché non si è mai visto un banchiere che diventa Presidente della Repubblica. Certo, ti dico subito cosa succederà, nelle prossime settimane leggeremo che vogliono fare Presidente della Repubblica, che ne so, Nuti, un grande... un musicista, un poeta, un filosofo, ma sì, ma sono quelle cose che servono per dare pane nei circensi ai poveri coglioni che ci credono. Non si è mai visto nella storia della Repubblica Italiana un Presidente della Repubblica, perlomeno che io ricordi, che non sia stato un politico. Quindi era necessario da parte del mondo finanziario, questa è la risposta alla prima domanda, perché sarà Draghi? Perché serve al mondo finanziario. Prima risposta. Quindi lui doveva fare Presidente del Consiglio pro tempore per acquisire la patente, il pedigree da politico. Oggi lui ha la patente da statista, perché stamattina ho letto i giornali, ci manca poco che dicano che Draghi cammina sulle acque, moltiplica i pani e pesci, poi tutte le caratteristiche per fare lo statista le ha. Quindi
lui a quel punto diventerà l'uomo di garanzia del mondo finanziario internazionale, applicando le regole che lui scrisse un anno fa nel documento Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid, cioè rinnovare e ristrutturare il settore corporate, che vuol dire le multinazionali, dopo il Covid. Questo lo disse prima di fare il Presidente del Consiglio, quindi questa è la prima motivazione. Seconda motivazione, perché comunque il Presidente del Consiglio conterà come il 2 di picchia briscola dal 2023, in quanto tutto quello che è stato fatto quest'anno sarà semplicemente dopo il 2023, grazie ai coglioni che hanno votato per la riduzione del numero dei parlamentari e sulla maggioranza degli italiani, non conterà niente. Quindi che cosa succederà? Che dovremo semplicemente col Parlamento ratificare delle decisioni già prese, recovery plan, applicazioni, 500 diciamo, piani da rispettare. Quindi il Presidente del Consiglio sarà un notaio che prenderà delle decisioni da Bruxelles. Serve invece un garante. Il garante deve essere la figura importante, che è il Presidente della Repubblica. Tra l'altro uno che va a dire poche settimane fa, io vi parlo da nonno, nel linguaggio della politica è chiarissimo, il nonno è il Presidente della Repubblica, non è il Presidente del Consiglio. La terza ragione, la più importante di tutte, è questa. Lui diventerà Presidente della Repubblica, secondo me, attenzione, se mi sbaglio sarò l'uomo più felice del mondo. Per una sola ragione, la debolezza. Un terzo dei parlamentari sanno che non ritorneranno parlamentari. Perché? Perché il mondo finanziario ha convinto milioni di coglioni a dire tagli ai parlamentari che così togliamo i costi della politica. I coglioni ci sono cascati, conseguentemente noi abbiamo meno potere di rappresentanza democratica. Quindi il Parlamento, tante persone che sanno che non ritorneranno, vogliono tenere il culo al caldo e prendere i soldi per ancora un anno. Questa è la prima ragione. Quindi, se, perché ricordo a tutti, io l'ho votato il Presidente della Repubblica perché ai tempi delle guerre puniche ho fatto il parlamentare, si vota a scrutinio segreto. Prima c'è una riunione che viene fatta nei gruppi in cui si dice, oh Cicci, voi dovete votare questo qua, perché l'ho deciso io? Punto. Abbiamo fatto un accordo tra i partiti. Io sono convinto che questo accordo esiste già da un anno. E a quel punto tu, se vai in cabina elettorale e non voti nel segreto dell'urna come ti ha detto il tuo capo partito, poi dopo ci sono i controlli. Ma soprattutto il controllo più semplice è questo. Se per caso non fosse votato l'onorevole Presidente Mario Draghi e fosse trombato durante le votazioni, ma è ovvio che non si potrebbe fare più un governo facendo finta di niente con la stessa maggioranza che abbiamo avuto quest'anno. Cioè non è che possono a quel punto dire vabbè adesso ne facciamo un altro, abbiamo scherzato, Draghi non fa più Presidente del Consiglio, l'abbiamo trombato, ma noi rimaniamo con... No, perché sarebbe uno sgarbo istituzionale mai visto nella storia della Repubblica. Quindi non possono bruciarlo e far finta di niente. A quel punto vorrebbe dire che ci vuole una maggioranza politica diversa e un Presidente del Consiglio diverso. E a quel punto, a distanza di un anno dalle elezioni, ma chi è quel coglione che va a fare il Presidente del Consiglio e soprattutto chi è quel coglione che lo sostiene dal punto di vista elettorale sapendo che poi da lì a pochi mesi andrebbe a perdere le elezioni? Quindi rimane soltanto una terza ipotesi. La terza ipotesi è tornare a votare. E secondo voi questo Parlamento, in cui ci sono molti scappati da casa, ritornano a votare? Ecco, per tutte queste ragioni, Draghi lo sa bene, il mondo finanziario lo sa bene, i partiti lo sanno bene. Io credo che candideranno l'onorevole Presidente Mario Draghi e penso che diventerà il Presidente della Repubblica, lo dico da un anno. Se mi sbaglio sarò contento, ma a quel punto voi capite che è chiaro che essendo il più grande economista italiano, l'uomo più autorevole sui mercati finanziari, la figura istituzionale più conosciuta, il più forte in questo momento, è palesemente la candidatura più forte. Non me lo si paragoni a Berlusconi, che non ha la minima possibilità di essere eletto, e non me lo si paragoni agli altri nomi che leggo, Casini ed altri, perché quelle sarebbero soluzioni di ripiego. Io non credo che finirà così. Ripeto, se mi sbaglio sarò contento, primo, di dire scusate mi sono sbagliato, secondo, prima di tutto io sarò contento di avere sbagliato. Conoscendo Valerio Malvezzi, che non direbbe mai nulla se non ne fosse certo, il fatto che tu ti sbilanci così. Ma c'è un microfono che poi mi scende, spero che vi sentiate. Allora, Valerio, se io ti dicessi quindi cosa prevedi per l'Italia, temo che uscirebbero gli improperi del video che abbiamo sentito prima. Senti come parlo bene questa mattina. Ma a questo punto invece ti chiedo un'altra cosa. Cosa devono fare gli italiani? Tu sei una persona che parla di strategia, tu sei una persona che insegna a guardare avanti, avere un proprio programma, a guardarsi dentro, a scegliere una strada. Hai tutto il tempo che vuoi per 2 minuti, per 5 minuti. Cosa vogliamo dire agli italiani?
Guarda, vogliamo dire che sicuramente il 2020 non sarà un tripudio, no? Però poi sai che cosa vuol dire tripudio? Perché non tutti lo sanno probabilmente. Tripudio è una parola latina inventata da Cicerone che sostanzialmente racconta il fatto che per interpretare il futuro nel tempo di nazione lui scrive tra sé e suo fratello. Lui, il fratello, diceva il futuro lo possiamo cambiare. Cicerone dice ma certo, perché basta truccare. Ma questa è una lezione di strategia. Ciascuno di noi può ottenere il suo tripudio. Cos'è il tripudio? Il tripudio erano i rumori dei chicchi di mangime dati ai polli sacri. I polli sacri venivano consultati dal Senato del Tempo per decidere, per esempio, se fare la guerra contro Cartagine, eccetera, eccetera. E ovviamente cosa succede, Massimo? Se tu prendi dei polli e non gli dai da mangiare per un giorno o due, vuoi scommettere che il terzo giorno beccano il mangime? Ah, tripudio! I polli sono così affamati da fare cadere i chicchi di mangime e c'erano dei rumori onomatopeici con due parole latine, che ora non mi ricordo più perché le ho lette tanti anni fa, e a quel punto avviene una crasi, cioè si fondono le due parole e si inventa il nuovo termine, tripudio. Ecco, ci aspetta un futuro radioso. Qual è il significato di tutto ciò? Il significato è che il futuro lo costruiamo noi. Tu sai, ad esempio, io l'8 di gennaio faccio un evento che si chiama I Tempi dell'Anima, dove io racconterò alle persone come io sono riuscito ad ottenere il mio di tripudio. Ovviamente l'ho ottenuto tramite te, perché tu sai bene che siamo soci, facciamo delle cose insieme, eccetera, eccetera. E come ho fatto? Ho truccato i miei dadi, come facevano gli aruspici. Gli aruspici erano quelli che da spectator guardavano il futuro, guardavano gli uccelli, le viste, truccavano, ma lo sapevano anche loro che truccavano, ma lo sapevano tutti che truccavano. Il futuro è modificabile, a meno di ritenere che il futuro sia predestinato. Ma anche la religione cattolica, che se ci pensi è lo spartiacque, Gesù Cristo è lo spartiacque dell'umanità dell'Occidente, no? Ebbene, perfino la religione cattolica fu, non me le vogliono i cattolici, come dire, più integralisti, ma fu una scelta politica, perché nella battaglia di Ponte Milvio del 312 d.C. Costantino dice, ma lo racconta dopo, non c'è nessuno che può verificarlo, io ho visto in sogno una roba che mi appariva in hoc signo vinces, che vuol dire in questo segno tu vincerai, cioè nel segno della croce. E poi si racconta che lui avrebbe fatto mettere questo segno della croce sugli scudi dei legionari che sarebbero andati a combattere, mi pare, contro Massenzio, e vincono. E da lì a quel punto c'è la religione cattolica che poi pochi anni dopo viene istituzionalizzata in tutto l'impero e via discorrendo. E quindi l'impero diventa da pagano a cattolico e poi da lì cambia la storia del mondo. Ma non c'è nessuno che può dire se Costantino ha veramente avuto quel sogno o no. Di certo, su tutte le statue, le colonne romane, se tu vai a Roma e vai a vedere quelle battaglie, i legionari romani avevano i simboli delle aquile, eccetera, e nella pietra è scolpito che non esiste la croce che viene raccontata nel sogno. Quindi, chiudo, cosa vuol dire da questi racconti metaforici? Che tutti gli antichi, ma nel Medioevo, quando dovevano andare a combattere i Mori, Saraceni, tutti cambiavano il futuro decidendo di cambiarlo. E quindi il mio messaggio che voglio dare di fine anno è: se vuoi, il tuo futuro lo puoi cambiare, non per dire mi prendo per il culo da solo, no, per dire io decido di cambiare, io decido di fare un percorso con Massimo Bolla che mi insegnerà il marketing e io metto il contenuto tecnico. Perché? Perché io ritengo che così cambierò il mio futuro, e io l'ho cambiato il mio futuro. E l'8 di gennaio io nei Tempi dell'Anima andrò a raccontare come tra metafisica, storia, filosofia, storia del mondo, musica, perché ci sarà la musica, un'orchestra che suona, io racconterò l'economia dell'uomo. Perché io non posso impedire che Mario Draghi diventi Presidente della Repubblica, ma posso impedire di stare male io in quel mondo lì. Come? Facendo strategia su di me, cioè strategia su me stesso, sull'essere umano, smettendola che sia sempre Salvini o Renzi o Berlusconi che mi cambino la vita. Quelli cambieranno la loro vita, Valerio, per la mia ci penso da solo. Valerio, oltre che ai tuoi eventi che mi auguro verranno seguiti da migliaia e migliaia di persone, non ritieni che tutte queste cose dovrebbero essere riportate a scuola? Se ne è parlato prima in trasmissione molto velocemente. Qualcuno auspica una scuola come un avviamento professionale. Io sono completamente contrario a questo aspetto. Anch'io, tu cosa ne pensi? Anch'io Massimo. Anch'io la penso come te. La penso come te. Sai che tante volte non sono d'accordo con te e sono uno dei pochi che ti dice quando non è d'accordo. Quando sono d'accordo te lo dico palesemente, sono totalmente d'accordo con te. E sai perché? Dovresti spiegarlo al ministro Cingolani che dice, mi pare, non dobbiamo più studiare tre volte le guerre puniche, come dire, studiarlo all'elementare, alle medie, alle superiori, al pleonastico, mettiamoci a studiare la tecnica, l'inglese e le cose pratiche.
Questo è esattamente l'opposto di quello che bisogna fare. Se lo dice uno, spesso mi dicono, bisognerebbe che tu vada a insegnare economia nelle scuole. No, io non andrò mai nella scuola a insegnare economia. Al massimo posso andare a fare una conferenza sull'economia dell'anno. A scuola si studia la storia, la filosofia, la matematica, il diritto, le materie che servono ad aprire la mente. Poi se uno vuole fare l'esperto come me in materia di banca, ha tutta la vita per studiare, perché si studia tutta la vita. A scuola bisogna formare, non informare. E formare non vuol dire dare la forma alle persone, vuol dire capire che l'anfora è contenuto in se stesso. Ed elevare il pensiero dei ragazzi significa lasciarli liberi di leggere, di essere curiosi, e capire la storia, perché uno che non ha studiato le guerre puniche non può capire che cosa succederà con Draghi, uno che non ha studiato le materie letterarie, uno che non ha studiato la filosofia, la musica, perché ragionando così, scusami, la musica dove la mettiamo? La buttiamo nel cesso? Cosa serve la musica? Poi togliamo la filosofia, cosa serve la filosofia? Poi togliamo l'ortografia, difatti io continuo a vedere, l'anno scorso ho visto Senzacca. Poi toglieremo la grammatica, poi toglieremo tutto quello che non serve. Cosa ci rimarrà in questa visione deformata del futuro? Una mandria di robot, tutti programmati esattamente come dei software. È esattamente l'opposto di quello che voglio. Io voglio delle persone libere, libere di creare, di pensare, di studiare se vogliono danza classica. A cosa serve la danza classica? Cazzo se serve. A cosa serve la pittura? Cazzo se serve. Serve la creatività, serve la libertà dell'uomo. Valerio, serve il fatto che l'uomo deve essere libero. L'ultima domanda. Tutti, lo sai anche tu, quando ti contattano dici guarda, voglio dire la mia opinione, ma io sono un ignorante. Bene, io penso che si possa studiare a qualsiasi età. Tu, da esperto, da docente, da professore, da dove suggeriresti di partire per crearsi una cultura, anche se ormai abbiamo qualche primavera sulle spalle? Ma allora, io ho un gruppo che si chiama Valerio Malvecchio Economia Umanistica, un gruppo Telegram dove poco tempo sono venute 12.000 persone e io stamattina raccontavo delle cose, ieri raccontavo delle cose, da dove? Guarda, qui ho una libreria, c'è Galileo, c'è Platino, c'è Tommaso Nero, c'è il Carpe Diem, c'è la SE, ci sono i mistici persiani. Da dove si deve partire? Dalla vita, dalla storia, in qualsiasi biblioteca. E poi che cosa bisogna fare? Vivere la vita di tutti i giorni, imparare dal... Io ho dei grandi maestri, ho la fortuna di avere il mio nipotino che ha 9 anni, la fortuna di avere il mio cagnolino che non parla e dice delle cose molto più intelligenti di quelle che leggo su Facebook. Dove si studia? Si studia dalla vita, tutta la vita, fortunatamente. Io conosco, sono amico di uomini di 80 anni che sono banchieri, avvocati, persone che continuano a studiare per tutta la vita, perché finché tu studi vuol dire che sei giovane e non invecchi mai. Valerio, io ti ringrazio, mi stanno scrivendo 100 messaggi di complimenti per il tuo intervento. Mi scrivono, invitalo ancora, vediamo se sarai libero, ti inviterò anche prossimamente. E ti auguro buon anno, anche se io e te ci sentiamo tutti i giorni, ma ti auguro comunque buon anno, grazie della tua partecipazione che è sempre preziosa per tutte le persone che stanno ascoltando. Ciao Valerio e grazie. Io ti saluto, permettimi di fare soltanto gli auguri di fine anno agli ascoltatori. Cercate il vostro tripudio, cambiate i vostri dadi della vita. Tanti auguri a tutti, buon 2022. Grazie Valerio, grazie da parte di tutti per gli auguri. Ora siamo agli ultimi minuti. Intanto ho un annuncio importante, segnatevelo. Questa sera, ore 21, Vito Monaco su Serenissima conduce Notizie Oggi, canale 15 o il 160. Quindi ricordatevi, questa sera alle 21, brac. La TV voi la spegnete perché non serve a niente tranne che per vedere Canale Italia o Serenissima, quindi la riaccendete, vi mettete la sveglia. Alle ore 21 c'è Vito Monaco che conduce Notizie Oggi, ripeto, canale 15 o il 160. Abbiamo gli ultimi minuti, in questo momento fermiamo le telefonate perché sennò non riusciamo a sentirlo, mi dispiace, ma nella prossima io sarò qua il 2 di gennaio ancora a farvi compagnia, quindi prenotatevi, i numeri saranno sempre questi. Chiamate e avremo modo di parlare. Approfitto, rubo un minuto, semplicemente, un paio di minuti, per raccontare quella storia che vi dicevo prima. Gli italiani sono disorientati.
Il vero problema non sanno, come dicevo prima, descrivere ciò che provano. Sono senza parole. È normale che sia così in un momento in cui sono oppressi dalla paura, dai messaggi deliranti di tanti personaggi. E soprattutto si sentono solo, si sentono abbandonati. Qualcuno prima ha detto in diretta: chi mi aiuta? Beh, allora c'è una mia amica, che magari vi farò conoscere, prossimamente la inviteremo al telefono, che scrisse un libro dove racconta la storia di sua nonna durante la prima guerra mondiale, quindi parliamo di 100 anni fa. Che cosa succede? In quel periodo partono tutti gli uomini per la prima guerra mondiale, vengono arruolati, se ne partono col treno, vanno a combattere, rimangono solo le donne, e le donne si devono organizzare per poter mandare avanti l'economia domestica, l'economia del paese in cui erano lì. Bene, questa storia narra di due signore che si sono messe insieme, che hanno fissato come obiettivo quello di poter condurre, portare avanti l'orto che i mariti avevano lasciato ben curato, per poter portare al mercato queste primizie, questi frutti, questi vegetali assolutamente di qualità, per poterli vendere, per potersi sostenere. Ora, questa storia va nei dettagli ed è non tenera di più nella sua innocenza. Sembra facile, ma non c'erano i mezzi di locomozione, quindi dovevano usare la bicicletta. Ora voi direte: vabbè, ci vuole andare in bicicletta oggi, ma 100 anni fa una donna non era conveniente che andasse in bicicletta, perché aveva una gonna, e con la gonna, con la bicicletta con la canna, quella degli uomini era difficile. Quindi il problema di adattare i pantaloni del marito alle misure della moglie, ovviamente non c'erano i soldi, quindi c'era la sarta che l'aiutava in cambio del prodotto che veniva coltivato. Una storia incredibile che serve, come diceva Malvezzi prima, guardate la storia, guardatevi indietro, i problemi ci sono sempre stati. Prima cosa scoprirete dalla storia? Primo, che quasi sempre la narrazione è la medesima. Quasi sempre la narrazione è la medesima. Quando sentite qualcuno che vi parla di libertà, se voi avete studiato la storia, alzate le orecchie, ricordate, hanno fatto la guerra in Iraq perché? Per la libertà, freedom, 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 abbiamo fatto casini pazzeschi per la libertà, ultimamente facciamo delle cose per la libertà. 100 anni fa, per vendere le sigarette, il fumo, parlavano di libertà, di fumo, eccetera. Quando c'è la libertà, state attenti. Quindi studiate la storia, guardate come le persone sono state indotte verso certe scelte piuttosto che altre. Dopodiché cercate di capire come gli altri, in maniera molto semplice, ma sempre i piccoli, unendosi, hanno fatto qualche cosa di grande per poi superare i problemi. Questi problemi che sono stati superati hanno portato l'Italia nel 1980 a essere lo stato più ricco del mondo. Nel 1982 era più ciò che risparmiavamo rispetto a quello che abbiamo oggi, risparmiavamo tantissimi soldi sul nostro stipendio. Ora siamo arrivati alla fine, mancano pochi secondi, quindi io vi saluto, vi ringrazio dei tantissimi complimenti, ma soprattutto di essere stati qua numerosissimi. Vi auguro che cosa? Un buon fine anno, ma soprattutto un grandissimo 2022. Domani ci sarà il dottor Controtanassis, che sarà qui al mio posto, noi ci vedremo il 2. Buon anno a tutti, grazie di tutto, grazie della compagnia, vi voglio bene, ciao.